onda, dimmi qualcosa, dammi un segno. Ok, ragazzi, ci siamo. 3, 2, 1. Eccoci, Molto. eccoci, eccoci. Non capisco una Non sento tua mazza. sorella. Non Aspettate. si Dov'è il ricorda coso come di si fa. Discord qui? Oh, Discord. Ah, eccoti qua. Mutiamoci. Berta, tu dimmi qualcosa, così regolo pure te. Allora, prova, 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 mi sentite? Ok, ti sento, Sì, ti ti sento. sentiamo. Va bene. Manca mia sorella. Ok. Sorella di Gnoto? Che a quanto pare ha problemi. Va? Prova, prova, prova. Forse non gli funziona il tasto, probabilmente. No, ho avuto questo problemino anche la volta scorsa. Aspetta, Ah, io odio la mia vita. ma Ok, stai la sento. parlando? Ok, perfetto. Sì, la sento, la sento. Ah, Ma ok, mo mi stavolta era in sentite? chat, ok, sì. A posto? Sì, a Sì, posto. a posto. Ma Ti sentiamo. facciamo Ridge View Court. Volete Che vuoi prov... fare tu? Ah, È quella là, quella a cosa due di piani, facile, quella. che io poi devo andare a tiltare su LOL dopo. Non No, fatemi non andare a incazzare già tiltare su. adesso. Devo andare, mi Ok, chiamano. a questo. Ok. Che hai picchiato? No, prendene una facile. O questa qua o la prima. Non andare Ma tanto su. va, così va su Tanglewood. Ok, dai, andiamo qua. Vai. Ok, Dai. non ho capito che ti Approntatevi. chiamano. Comunque siamo pronti. No. Mi chiamano per andare su LOL. Ah, Andare a tutto tagliargli le partite. normale. Non so se è meglio Smeralda, schierare qua o su League approntati. of Legends. Due sulle cose. Ok, andiamo. Ok, che è partito, ragazzi, non lo so. È partito, sì, è partito. Solo che mi è rimasta la cosa qui. Allora, stavamo dicendo, oggi mi bevo. Oh, eccoci qua. Sto in Arrivato un altro anche posto. Sto Eccoci. inguaiato, mio fratello. Vedi, guarda, vivi in Burundi, visto? Guarda. Sì, lui è sempre l'ultimo a caricare, sempre. Ma perché vive. Ed è. Raga, è attaccato al wifi, eh. Non so se usa LAN. Io sì, però. Eccolo. Sì, è Solo io lo normale vedo lui. buggato che sta No, camminando un è normale, po'. con lui è normale. Ah, sì? Sì, ora sì. Ah, è tornato, ok. Per un Allora, attimo volevo sembrava dire un al possesso. pubblico che ogni volta io Tin so, tin tin tin. Io bevo la birra, anche se ho una corona che fa cagare, però io vado su Tennent's, però stavolta non No, a me ce piace la corona, però io di solito l'ignusa, però anche la corona non dispiace. l'ho. Non è malvagio, però è troppo leggera. Appunto, è fatta apposta. Perché che si è messa? Perché ti sei messa il coso in testa per sta casa qua? Così. Mi piace avere il caschetto, guarda quanto è bello, perché così vi vedo. Che bello. Allora, È facile. come ci vogliamo dividere? Allora, è Io ho pic. preso un Tu hai... libro e l'MF. Hai già il libro? Ok. Allora, risponde a tutti, quindi io prendo la spirit box, così inizio a Ok. parlicchiare mentre vado in giro. Anna Brooks, che è? Anna Brooks, no, Ann Ah, ma è Brooks. detta roba tua, se è una donna. Ah, Delta, vabbè, Ah, roba no, tua, Ann ok. Brock di Pokémon. Ragazzi, qualcuno c'ha uno spazio per mettere un sensore sonoro che prende cucina e garage? Dai, Quello io. lo prendo io. No, ho preso io. Ok. Io vado nello scantinato e Vabbè, l'ha preso Dan. vado ad accendere anche il contatore. Ok, facciamo così. Tanto la casa è piccola, possiamo gironzolare per fatti nostri. No, io ho preso una domanda. Esmeralda, ti consiglio di tenere l'FM attivo, così per qualsiasi cosa. Sei qui? Di tenere? Questo coso attivo, così se fa Dove qualcosa. sei? Sei qui? Dove sei? Dove sei? Quanti anni hai? Luce si è accesa. Dove sei? Quanti anni hai? Lasciate spento che ci devo parlare. Dove sei? Non è qui. Dove Allora, io controllo le orb. sei? Sei qui? Dove sei? No, il Sei cuscino qui? non Ha c'è, tirato la luce è qualcosa? Ha altissima. tirato Andiamo a una vedere qua. scarpa. Sei qui? Ti ha tirato una scarpa? Può essere che è Dove qua sei? allora. Qua.
Dove sei? Qua la dietro. La temperatura è 11. Però non risponde, sei qui? 14. Ragazzi, quanti ho trovato l'osso. Quanti anni hai? Ok, ottimo. Ottimo che hai trovato già l'osso. Quanti anni hai? La macchina fotografica per fare la foto, però. Ragazzi, ha spento la luce. Ah no. Dove sei? Dov'è? Dov'è la, il, l'osso? Quanti anni hai? Temperatura 5, credo che qui. Quanti anni hai? Qui è 17, sei no, qui? La camera della bimba è qui dentro, è qui dentro. Dove sei? Infatti. Quanti anni hai? Quanto è la... 3, è andata 3, è andata 3. Okay. Okay. Sei qui? Sì, è qua dentro. No, e quanti anni hai? Sei giovane? Tu hai la macchina fotografica? È sul letto l'osso, è sul letto. Ah, eccolo infatti. Se lo vuoi prendilo. Sei qui? Qua, qua, prendilo, qua forse lo riesci a prendere. Raga, non secondo rispondo. Me non parla, ragazzi. Comunque qua, è 7, è qua. Però, a me da sicurezza... 4,6 qua. Delta, metti la videocamera lì. Quanto fa? Sto controllando, ma non fa luce. 2. Poco. Sa che non aspetta, fa il 5. Mo ce ne accertiamo. Mo metto il sensore di movimento e vediamo se è qui. Ma che lì è abbastanza sicuro. Perché fa l'MF, però. Dove siete? Tutti fuori? Sì, sì. Ecco, beh, c'è la missione col sensore di... Preso, missione fatta. Avete, okay. Avete lasciato tua sorella fuori da sotto. Io ho preso le impronte, vediamo se lascia impronte, visto che tocchicchia. Ok, il libro è stato già piazzato? No, lo vado a piazzare io. Allora, ragazzi, il sensore si è fatto, vuol dire che è in stanza. Sì, sì, è in stanza. Con te che metto il dots. Esatto, quello ti stavo dicendo. Porta anche un dots, così lo metti già. Comunque non ha né parlato, non abbiamo niente, non abbiamo né frizz, né voce, niente. Il dots qua. No, abbiamo le orb. Orb. Ragazzi, orb. Lascialo lì. Ci sono sfere di luce, raga. Ok, ecco qua è passata. Ragazzi, pure il dots, sfere di luce e dots. E non ci ha aiutato molto perché ne sono stati tolti pochissimi, ce ne stanno una marea ancora. No, qua sono 5. Orb. 5. Poi ci sono sfere di luce e vedo che okay. È buggata, mi sa. Sì, sì. Ah, okay, okay, si è sbuggata. Okay. Si è sbuggata. Volevo andare a cercare le impronte se qualcuno ha la macchina fotografica. Ce l'ho io. Andiamo a cercare le impronte allora. Andiamola a sì, provare. Ma porto il crocifisso se vuoi provocarlo. Sì, sì, certo. Come si chiama Anna? Fai così, prendi questa parabola. Sai cosa puoi fare? Vieni, vieni. Prendi questa parabola e tienila attiva. Vediamo se fa suoni molesti. Sì, perché alcuni fantasmi si sentono con questo coso. Dacci un segno. Dove sei? Guardate che stava parlando, non avete sentito? Che ha bisbigliato qualcosa. Quello strumento. Con la parabola l'hai sentita? Ma tu l'hai sentita con la parabola? Sì. Sì, ha bisbigliato qualcosa. Ma non è lo spirit box. No, segno. Però ha parlato con la parabola. Dobbiamo vedere l'entità che si sente che parla con la parabola. Beh, non è la Banshee, perché quella piange. Piange. Tocca la potrebbe porta. Potrebbe essere quella, potrebbe essere quell'altro però che parla con la parabola. Tocca la porta. Ah, il Myling, dici? Sì. Dobbiamo controllare... Ha toccato qualcosa? Tocca la porta? Dacci un segno. È piatto. Sei qui... Ah, questo potrebbe essere quello là che si disattiva... Ah, l'ombra. No, l'ombra, quell'altro, quello che col passare del tempo diventa poco attivo. Ah, è vero. Acceso la TV? Acceso la TV! Acceso la TV, si è spostato. La foto. Però serve l'EMF per vedere... No, sì. È piatto, ce l'ho io, è piatto. Ah, vuol dire che è passato.
Trovato qualcosa? No. No, no, niente. Troppo. Raga, ritirata tattica un attimo. Ho già sentito che ha toccato la porta. Spegnete la luce, se no non vedo se ha fatto lui. Non lascia impronte. Non lascia impronte? No, bene. No. Grande ragazzi, sfiga. Ritirata tattica. Ritirata un attimo tattica, che ci organizziamo un secondo. Allora, questo qui è come quell'altra volta. Non fa segni, eppure siamo scesi abbastanza di salute. Allora, non dà segni, non... Chi va volontario? Chi se la sente? Di che cosa? Secondo me è il Tai. Sì, potrebbe. Di andarci almeno a parlare da solo, a provocarlo con l'MF per fargli fare qualcosa. Fammi indovinare, essendo che io sono... Ragazzi, è il Tai. Perché quello che più vai avanti più diventa debole e meno fa cose. Ci potrebbe essere, però qual è la prova del Tai? Io libro, propongo... deve scrivere. Che il povero negro crepa per primo, quindi... io sapevo, non sapevo che avesse detto. Questo è il pensiero di tutti. Ma no, non andare da solo, pazzo. Allora, sì, tanto è una donna, può come parla con me? Allora, c'è il crocifisso nella stanza. L'unica cosa, non so se prendere il... No, manda Delta, che c'è tutta la sanità. Se prendere la pillola o no. No, io già manda me la so presa, volevo andarci io. Facci tu. Appena... con un MF Mi serve l'FM però non lo trovo, l'avete lasciato in stanza? Tieni, sta qua a terra. Ok, allora ammirate la mia esperienza. Bisognerebbe fare anche la roba del crocifisso, però no, scordo. Partivo in far parte della caccia solo se ti basta stare dentro. No, guarda, basta bloccare la partenza roba. Della caccia. Scordatelo. Per sta roba entro anch'io col... la caccia, c'è il crocifisso. Il crocifisso è già dentro, quindi in teoria ti brucia e riusciamo a scappare. Ma neanche per soi, ma io lo tengo in mano. No, vedi, no, non può tenerlo in mano. Il crocifisso deve essere a te. No, sì, anche se lo tieni in mano, se lo tieni in mano, ti prende poco mentre in mano. Vabbè. Scusa, io non posso entrare mentre loro vanno a fare che si suicidano. Io vado col crocifisso. Vabbè, io vado, mi avvio. Raggiami, Prodi. Il signore ci No, non ci protegge, ci massacra male. No, state zitte, guarda qua, c'è il Cristo in mano. Dove sei? Raga, ha acceso la radio di qua. Ha acceso pure la luce qui. Spegnilo. Dove sei? È qui, infatti. Dove sei? Puoi parlare? Puoi parlare? Dove sei? No, è il corridoio. Sta disgraziata gironzola. Dove sei? È qui, chiudi la porta un attimo. Dove sei? Sei qui? Puoi parlare? Puoi fare qualcosa? Apri la porta. Puoi parlare? Ci sei? No, non parla. No, ragazzi, niente. Ragazzi, nada, niente. Non parla. Ok, arrivo anch'io che cerchiamo lo specchio maledetto. Aspetta, Getto maledetto. Dove sei rimasta dentro? Tua sorella è folle. No, ma lo fa solo perché la casa è folle. Smeralda, ti conviene uscire da lì dentro prima che ci rimani secca, eh? Sei a 50, esci da lì dentro. Delta, noi cerchiamo l'oggetto maledetto. Io non ho paura, ho il Cristo che mi protegge. Sei convinta di ciò? Sì, ho il Cristo Redentore, mi protegge lui. L'oggetto maledetto è giù, vieni. Guardami, io ci avevo. Cos'è, il pentafono? Mano, No, però speravo di trovare la tavola Ouija. Eccola qui. Secondo me è sopra. No, è qua, il tavolo Ouija è qua. La tavola? Te l'ho detto, è qui sotto. Ah, eccola. Portiamo così tua sorella, almeno tiene questa, andiamo. Ah sì, se vuole farsi attaccare può usare la tavola, è vero? No, che attaccare? Ah, beh sì.
Diglielo alla sì, radio. Vale, abbiamo trovato la tavola Ouija, se vuoi farti attaccare. Tavola Gigia. Arrivo, arrivo, la tavola Baba Gigia, dov'è? Te l'ho messa qui, so, qua è fuori, così la puoi usare. Okay. Però, se la... Aspetta, ha spento lì... Oh no. Allora, la puoi usare, però trovati un nascondiglio. Ecco. Vale, guarda che hanno sistemato il bug. Trovati il nascondiglio, vedi, te l'ho messo. Nasconditi qua. No, no, devi chiuderti dentro quella stanza e scappare. Come ti chiami? No, troppe domande sulla tavola, troppe domande sulla c'ho tavola. C'ho 30. Io ti consiglio di uscire. No, ma lo sta facendo apposta, non hai capito. Ah, vuole farlo cacciare. Vuole farlo cacciare. Sì, sì, lasciala fare che ha detto che lo vuole fare. No, ma è brava. Cioè, è brava comunque lei, eh. E tu come sei sceso a 31? Chi? Hai usato la tavola pure tu? Dentro. No, dentro era vicino mentre usava la tavola. No, io sono stato dentro. Però lui, ecco. No, non andare a 31. Sei andato a 31 di una porta. Secondo me è quello che non attacca. È perché il Tai, quello che non vuole più attaccare quando... Ma se gli dici che tipo di fantasma è con la tavola? No, però ti dice tipo... puoi chiedergli quanti anni ha, dov'è l'osso, di farti un'interazione... E basta. Ah no, e anche chiedere di uccidere. Ok, sta a 2. Ok, la sta cacciando. Eccola, è morta. No. Morta. Ah no, il crocifisso. L'ha salvato. No. No. No, perché guarda, non ha fatto la... No, ha sbagliato una cosa, ha sbagliato. È andata a scappare, come ho detto io. Doveva nascondersi. L'ha uccisa. Sì. Sì, e qua c'è la testa. Dovevi fargli la foto del cadavere, c'è posa anche a me. Se non ha funzionato. Com'era? Io ho il potere del signore. Fidati. Mamma mia. Vedi, non l'abbiamo fatta la missione, perché giustamente... Scritto, perché il crocifisso non è partito. No, no, perché ragazzi, doveva lasciarlo lì a terra. Doveva lasciarlo in stanza. Ragazzi, ha scritto su... Delta, hai 15% di sanità tu, eh. È vero, bassissimo. Dictator, andiamo a vedere io e te se ha scritto. Andiamo. È strano che mi abbassa così tanto, non ho fatto nulla. Sto morto. Che ne so. Gli MF, chi ce l'ha? L'MF ce l'ha lì il cadavere, ce l'ha. Ah, ok. Prendi tu. Sì. Solo un secondo, raga. Ha scritto? No, non ha scritto, però l'MF3. Allora fate così, ce ne torniamo. E proviamo un attimo a indovinare. Perché non parla. Aspetta, escludiamo alcune cose. Sta scrivendo, sta scrivendo. Ok, potete andare, andatevene. Oh, ha indovinato ignoto, è un Tai. Te l'ho detto, te l'ho detto. Doveva starci una sola persona però, perché come se sono rimasto solo io dentro, ha fatto. Ma io ero dentro, ho detto di scrivere cose, ma niente. Dai, chiudiamo. Ah, ma forse perché c'era tua sorella che girava, vabbè. Vai, chi... vai. Sì, poi sì. Avete segnato Tai? Sì. Sì, sì. Mia sorella ha peccato di tracotanza, vedi? Lol. Peccato di ubris. Sono tornato dal mondo dei morti. Ottimo. Com'era il potere di Cristo che te protegge? L'avevo detto che era il Tai. Ma perché io sì, non ci dovevi siamo capite con la signora. No, perché mi ha detto che aveva 57 anni e io le ho detto che era una brutta racchia. E allora e poi dice a me di non insultare i fantasmi. Brava. Faccio, sei qui con me e mi ha ucciso. E direi di sì. Ovviamente. Sì, però posso dire una cosa, non sì. Ti avrebbe ucciso
Se mette il crocifisso in stanza, lo lasciamo in stanza e Sì, per terra, devo metterlo per terra. Comunque ha spappolato la tavola. Ma oppure potevi anche farla. Sai cosa potevi fare? Visto che era nella stanza della bambina, andavi in garage vicino agli armadietti, usavi la tavola, appena ti spaccava entravi nell'armadietto. No, ma infatti sei rimasta ferma. Sei rimasta ferma. Ah, ma perché stavo leggendo cosa mi scriveva? Ma perché ti rispondeva? Ma perché sai cosa hanno fatto prima? Tu potevi usare la tavola Ouija vicino alla porta, no? Se si spaccava riuscivi ad uscire. Adesso hanno sistemato sta cosa e io l'ho scoperto. No, ma tu riuscivi a uscire subito? Volta. Dovevi metterla sì, proprio sullo zerbino quasi. No, non lo fanno più, l'hanno fissata apposta. Così ti ricordi del taglio con la bambola voodoo? Io avevo la bambola voodoo, ero proprio sull'uscio della porta. Cioè ero metà fuori, metà dentro. Sì, ho usato la bambolina, è partita la caccia e la porta era aperta, a me non riuscivo più a uscire. Cioè mi aveva già chiuso dentro. Sì, perché ti spinge proprio verso l'interno perché tu sei vicino alla porta. Sì, sentite sì, ragazzi, sì, esatto. Io sono abituata al vecchio fasmofobia che tutta sta roba qua, zambaradan di scantinato, non c'era. Era una cazzo di bettola in un buco di un sotterraneo di qualche posto dimenticato da Cristo. Va bene, e qui stanno facendo già troppe modifiche, però è sempre pieno di bug lo stesso. Quindi sì, piuttosto sì, che mettere a posto la tavola Ouija, metti a posto la cazzo di home del posto qui. Metti a posto i personaggi che non si bughino con la testa nella porta e poi metti a posto quelle robe lì. Ma visto che ha avuto l'apparizione, com'è? Che era? Una vecchia? Che era? No, era pure carina. Ma cosa? Era una vecchia racchia, ma l'hai vista? Ma tu che cazzo hai visto? Che cazzo hai visto? 57 anni. Dai, io ho visto Milena. Io ho visto Milena con la faccia squartata. Ma cosa? Ma questa? Ma tu, vabbè, a te la birra fa male. No, ho ancora bevuto. Te sei fatto riconoscere. E come sempre. Anche la foto, comunque. Cioè, 57... Ah, beh, sì, perché giustamente l'ho detto, una brutta racchia. Sei qui con me, si è girata, mi ha ucciso. Ha senso come cosa, eh? Beh, è vero. Però non hai fatto la foto al fantasma, peccato. Pezzi, no? Guarda, sai, stavo pensando ad altro tipo che mi ha ficcato le mani in faccia. Potevo dirglielo, scusa un attimo, faccio un attimo una foto, poi mi ammazzo. Guarda quanto sei bella lì. Ma che poi è stato velocissimo, cioè appena è partita la caccia l'ha uccisa. Ma cioè, sai perché? Addosso, perché poi ero vicina al tuo spawn. Sì, alla stanza. E comunque la TV l'avevo accesa io. Perché, ecco perché non sapevo mi ha dato la prova. No, maledetta. Maledetta. Anche quando lui era in stanza che fa scritto sul libro, io gli stavo tirando i cubi della stanza dei bambini, ma non so se lui ha visto. No, vabbè. Sì, ho visto che non volavano. Non hai visto la foto di un cane anche che volava? Ok. Sì, nel corridoio, quello l'ho vista io. Zitto, non è uscito. Non ha visto, non abbiamo visto ma niente. Puoi ancora interagire sulle cose quando sei morto. No. Certo, non potessi non più farlo. No, gli oggetti, qualche oggetto, solo qualche oggetto però. Le foto, gli oggettini piccoli. Sì, molto piccoli, basta. Però non puoi fare più nulla. Andiamo? Facciamo questa. Dai, una volta apri le porte. Una. Questa è bella, dai. Questa mappa qua è bella. Sì. La zappa di cinque. Che pareva. No. La facciamo usare a mia sorella, visto che è ispirata stasera. Rassicurante, ragazzo. Nerina intanto mi ha rubato la sedia di nuovo. Ti piace stare qui, Nerina? Madonna. Adesso cazzo è, caricate subito, siete comunque più lenti di me. Qualche decimo di secondo, però siamo riusciti quasi insieme. L'unico che arriva in ritardo è ignoto, offre lui da mangiare la cena. Ma tu sai cosa? Io, cioè lui sai che non abita tanto lontano da me. Ed è solo connesso a un'altra centralina di team, capito? Minchia. Ah, ecco. Cioè pensate a una cazzo di centralina quanto cambia. Ma siamo in live, no? Perché io sto dicendo tante brutte cose. Ah, non troppo. Sì, siamo in live, tutto normale. Dai, ma dimmelo! Minchia, ha detto! Faccio parte dell'ubriacona che dice racchi al fantasma! Dai! Vabbè, quella era la cosa più problematica, era quella, racchi al fantasma. Madonna, ti sei cacchiato per quello? Sì, sì. Comunque, detto questo, sì, siamo in live, tua sorella mo l'ha scoperto. No! Vabbè. Vedi che neanche lui lo sapeva. Vedi? Il bello della diretta. Ma che cos'era? Tipo una candy... ma era una camera. Allora, che si fa qua? Posta la roba del plasma. Qualcuno che mi va a mettere un sensore sopra. Io vado io. Nello scantinato e vado ad accendere pure il... Allora. Io c'ho le vado sopra.
Ok, allora vieni con me, che vieni con me che io cerco le impronte intanto. Ok, e il metto sensore sopra, mettilo in modo, il sensore sopra, mettilo in modo di prendere almeno queste due stanze giù e il bagno. Qua il bagno nell'angolo. Ok, quindi lì in mezzo, perfetto. Sì, okay. Ma come scendi le scale verso il bagno quello lì? Ma io con chi devo andare in tutto ciò? Vado giù, vado a mettere uguale, vieni con me che un sensore, che Madonna santa. E vado ad accendere la che l'MF se fa le... Intanto la mia gatta mi ha rubato di nuovo la sedia, come sempre. Ah, io pensavo la birra, però va bene lo stesso. Un po' difficile che un gatto prenda la birra, anche se boh. Dove sta il generatore? Dove l'hanno messo? Generatore... Non è qui. Non è qui. È in garage, era allora. Giù. È in garage il generatore. È qua, è qua. Sta sotto, ragazzi? Sì, è accesa la luce, ragazzi. Oh, che bello, non lo toccare. Fai la foto prima e poi lascialo lì. Ragazzi, comunque sotto la temperatura è bassa, Questo potrebbe stare effettivamente... Arrivo. Vieni anche tu, che è l'MF. Potrebbe stare anche sulle scale bassa, Andate a fare un controllino, per favore. Accendo la macchina, ragazzi. La macchina? Sì, come non detto, nel garage. È in garage. No, là l'ho beccato... Freezing. L'ho beccato io, ragazzi, perché era andato in garage. È qui. Vai, spegni la macchina. Dove è tua sorella con l'MF? Vale, vai. La macchina? MF freezing. 3. Freezing, aspetta che ho le impronte. Per l'amor di Dio. Non ho le chiavi. Porca miseria, quanti oggetti sta lanciando. Può essere un poltergeist. Sicuro che non sono io, Spegnete la macchina. Dove sono le chiavi? Dove le ho prese io. Ok, vado a spegnere roba. Oh, era attescato. È impazzito, sta facendo... Sta tirando tutto. Osso! Osso, c'è un piede qui. Foto? Forse mi serve. Non ho la fotopiedi! Fetish, qualcuno, per favore. Ma dai, tocca qualcosa. Dacci un segno, tocca qualcosa. Dai, devo vedere se lasci le impronte, amico. Ragazzi, dato che parlo a persone da sole, ci vado a fare due chiacchiere io. Ok, aspetta che usciamo allora. Ma se io lasciassi le MF lì dentro in garage? Già messo io. Ok. Porta! Apparso! Oh, quanto è brutto! Mammuruga, armono! Oddio, che brutto! Che cazzo c'ha là? E nessuno gli ha fatto la foto. Non abbiamo macchina fotografica. Perché guarda, io proprio quello pensavo, Riccardo. Pensavo proprio di fare. Madonna, ma è un uomo nudo. È un uomo nudo. No, non è un uomo nudo, è un gigante. Non l'hai visto? Che è tutto muscoli. È un gigante. Capito? La macchina fotografica quando serve. Allora, che si fa adesso? Aspetta, c'è Dictator dentro? Sì, deve parlare. Ok, vai, parlaci. È la logica del nero, ragazzi. È così. Intanto, Delta, tu occupati dei dots. Occupati dei dots. Sì, sì. Io... Mi serve per un'altra videocamera. Un attimo, una sanità mentale. Stai bene, sei 76. Ok. Comunque è apparso... Un altro libro io. Sì, ok. Tu che cosa prendi in tu invece? Perché se appare. Io ho il libro e la torcia, l'MF l'ho mollato. Io non so cosa prendere. Ha fatto un'apparizione, mi ha bestemmiato tutti i morti. La macchina fotografica. Ma non l'ho mai sentita sta apparizione in vita mia. L'ho presa io. Ma quindi ti ha parlato? Allora mi ha parlato e è apparso, però mentre appariva parlava. Oddio. Ma gentile. Comunque freezing è confermato. Io l'ho visto prima il freezing. Ah, parla di freezing. Le prove dobbiamo mettere. Ha aperto l'acqua in bagno. Faccio la foto.
Fai, fai. Ragazzi, comunque ho confermato anche che parla, perché prima mi ha parlato nella spirit box, poi dopo mi ha bestemmiato qualcosa dietro mentre ha fatto l'apparizione. Ho fatto la foto. Perfetto. Ok ragazzi, manca una prova allora. Dammi un segno. Una prova che potrebbe essere il DOTS. Dammi un segno. Quindi è temperatura e spirit. Cioè temperatura e spirit. Ma no. Mi tengo anche questo. Ragazzi, potrebbe essere il DOTS effettivamente. No, non vedo stelle di luce. E neanche il DOTS per ora. Comunque quel coso nudo che è apparso. Fare un'apparizione, che gli faccio la foto. Dille di fare un'apparizione. Davanti. Dove sei? Dammi un segno. Ci serve un dot in più, perché qua è apparso quando l'ho visto. Dove sei? Dove sei? Ignoto, se sei nel camper, dimmi un attimo la sanità mentale. Siete tutti intorno, allora, 65. Ok, io esco. Spero. Tu hai 65, Delta 69, Smeralda 62. Ok. Fa né orb né... Ragazzi, potrebbero essere i gemelli dalle opzioni che abbiamo, non so se è un bene o un male. Ah, e qual è l'altra stanza dove... Dov'è che agiscono come altra stanza? Quello è il problema. Tua sorella è coraggiosa, è andata lì a rimanere a fare foto. Beh, il filo tra il coraggio e la follia è breve. Ah, sì. Ah, che stai facendo? Ti vedo gironzolare, stai al 58%, eh? Sto cercando la tavola. Ma... Eh no, se c'è il carry-on... Ma il carry-on... Ma l'avete trovato? Sì. Sì, è sopra, devi fare la foto e prenderlo. Ah, è vero, vado a fare la foto allora, vado. Ma non attivarlo. Ma così faccio anche la foto al fantasma. L'ultima volta, l'ho mandata l'ultima volta. No, aspetta, mo la guardo da qua, non mi interessa. Ah, te lo vuoi vedere in diretta, là, sì. Spegnete le luci, però, sennò... ma non l'attacca mica se è sopra. Tu dici? Aspetta, ricordati che se lo vuoi usare lo devi mettere in un punto per attirarlo. Fai la foto e scappa se poi devi fare. Ma c'ha 40 di... C'ha 40 di sanità mentale. Ma perché sta tanto al buio? Ma lo vuole usare? Lo vuole usare? Cos'è la macchina? Ma vuole usare il carillon con 40 di sanità mentale? Non lo so. Follia. Ma 40 di sanità, eh? Io ogni tanto non la capisco, ti giuro. E dimmi tu lo so, che ho messo io? Tua sorella. Avevo messo il libro lì. E io l'avevo messo giù lì, già un libro. Sta spostato vicino dove sta il DOTS. Sta qua. Tieni premuto il tasto secondo, uso secondario, tipo uso secondario, non c'è. Smeralda, io ti vedo male. Sì, però non lo metto. Giusto per. Stai scendendo veloce. Ma fatto di piazzato. Cristiano. Ma l'hai piazzato, ma prendi le pillole e poi andiamo a fargli la foto. Vediamo l'attacco. Fa rumori. Sentite i rumori voi, no? No. Vuoi venire via da lì? Io consiglierei di uscire da Franco, lì. Vieni fuori, Franco. È una foto di Franco. Tua sorella è pazza. È pazza. Vabbè, Franco. Ma chiamalo pure, va. Franco, vieni fuori. Madonna mia, l'attività sta a 10. Ragazzi, esci, credimi. Mi sa che ci rimane secca. No, è ancora dentro. Ok. Ha chiuso lei o... non lo so. No, è fuori. Hai chiuso tu? È fuori. Sì, è fuori. Tu sei pazza comunque. È bellissimo. Tony Franco è simpatico. È simpatico. Okay. Allora, okay. Fai così, almeno drogati. Ecco, prendetevi le pilloline, bravi. Le lascia Smeralda. Comunque, che cosa abbiamo come prova al di là la follia di tua sorella? Abbiamo il freezing e lo spirit box.
Grazie. Ah, le sfere di luce che non mi sembra che le faccia, neanche il Dots. No. Secondo me... No, il Poltergeist no. Se sei sicuro qualcuno... che parla non è un chi, Poltergeist. Chi è, che sta di... chi è che sta dentro? No, nessuno. Su. È lei che... No, ma che cazzo siete tutte le... Ha ti accompagno. La macchina foto dov'è? Però lancio un motto di cose, porca miseria. Aspetta che arrivo, che c'ho le impronte digitali, c'ho il coso. Voglio vedere se... Vabbè, andiamo. Tanto dobbiamo accendere il carillon, no? Questo qui però lo metterei qua, eh. E ci mettiamo qua. Con la telecamera allora. Sì, con la telecamera. Sì, dove? Delta, telecamera. Delta, un Dots qua con la telecamera. Perché lui qua ci è apparso la prima volta. E sposta anche un libro qua. Ma che belli siete da quella camera, ragazzi. Noi siamo già dentro il garage a sistemare un attimo delle cose. Lo so, io vi sto vedendo. Ok, sposta un Dots, un Dots qui con la telecamera. Ah, ragazzi, ha rotto la luce. No, non mi dire che... Ur- 3. Dov'è? La luce hai detto ha toccato? No, no, poi ho rotto la luce. Dov'è? Non fa impronte. Ragazzi, ha toccato qualcosa. E ma cosa? Fa le impronte? No, non le fa. Dacci un segno. Cos'è più forte? Dacci un segno. Anthony? No. Dove sei? Dacci un segno. Aspetta, datemi qualche minuto. Anthony. Anthony. Devo uscire che non mi sa che la mia sanità è bassa. Sì, usciamo. Lo chiamano LOL, è bellissimo. Beh, 64 più o meno. Dictator, esci, stai a 62. No, sono io che sto a 63. Perché mi ha risposto pure. Però il problema è che non sappiamo l'altra prova. Comunque, raga, l'MS più di 3 non sale, quindi... Sempre provare a escluderlo. O Dots o libro. Il Dots non lo fa. Le impronte non le fa. Non fa neanche impronte. Vi posso proporre una cosa? Dica. Facciamo l'obiettivo. Mi fate stare lì dentro finché non vado giù a 25 di sanità? Sì, però ti do un consiglio. Okay, no. Per favore, porta... Anzi, ti aiuto io. Due bei crocifisso. Incenso. Sì. No, no, qua incenso, crocifisso. Calma però, cioè, calma. Il crocifisso... Potrebbe essere un orio. Sì, solo un secondo, perché hai preso il sale? Per vedere dov'è, ma... Ah, ok. Mettere io al posto tuo la candela? Aspetta un secondo. Senti, tu sei... Io metterei la candela perché l'orio, se si spegne la candela, si incazza. Quindi se lo fa... E lui guardalo lì. Che è incacchiato. Io metterei la candela nella stanza. Se la spegne e si incazza è lui. Tua sorella ti sta ignorando. È andato direttamente. È pericoloso. Mi ascoltasse un po' di più nella vita. Dictator, che ne pensi della mia idea della cassina da Tokyo Delta? Della candela. Poi oddio. Cos'è successo? Ecco. Ragazzi, qual era il quello lì che si vedevano le orb dove era lui presente? Il Mimo? Sì, il Mimo, però se non ci sono le orb non è il Mimo. Ma secondo me uscite tutti fuori, fuori. È la candela, tutti. Secondo me, Dictator, è la candela. Lasciatemi stare. Facciamo così. Ragazzi, uscite un attimo, lasciamo un attimo la sorella di ignoto, vediamo che vuoi fa. Perché la candela se si spegne fa l'orio, se la candela si spegne fa si incazza. Potrebbe essere una prova. Ah, giusto, 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 ci sta, ci sta. E visto che abbiamo tre candidati, lo potremmo escludere. Tua sorella è
È sempre dentro, sì. Sì. È pazzo. Vuole... Sì, no, no, vabbè, io, ragazzi, tranquilli, tranquilli. Lei vuole fare la missione 25, ho messo due crocifissi, quindi se esce è protetta. Sì, beh, ma è a 92, quindi... come cavolo fa a scendere? Ma Anthony è un PC più bello del mio, ma che bello. Sì. Che sta dicendo? Faccio così, ignoto, tu la dovrai mettere tu la candela. Vai a mettere tu la candela nel frattempo. Sì, che sono quello che ha meno sanità di tutti. E drogati. Ah, non può. Bella idea del cazzo. Come fa? Mi è piaciuta questa. Vai tu, vai tu, Delta, che sei ricco di sanità. Mettigli la candela lì, così se si spegne fa partire la caccia, quello. Aspetta, come funziona? Non lo so bravo, ste cose. Accendete voi sti cosi, io faccio schifo. Ok. Che caspita è lì per... Ragazzi, avete letto il punto debole del Moroi? Che caspita è l'iperosmia? Boh. Mai sentito. Iperosmia. Avete mai sentito sta parola? Perché Moroi è un candidato? Sì. Iperosmia. Situazione lì? Situazione? Easy, Anthony è tranquillo. Ora vediamo se spegne la candela. Ho fatto la foto a un'impronta, comunque nel sale. Qualcosa mi dice che si è spostato sto disgraziato. Frate, ma spegni la candela. Raga, se si spegne la candela e parte la caccia sappiamo che fantasma è. Oh! Eccolo, è apparso. Eccolo lì, l'ho visto, sì. Hai fatto la foto? Hai fatto la foto? Ehi, va. Senti, bello, mi sono cacciata addosso. Calma. La foto gliel'hai fatta. Ma non avevi detto che era simpatico, Anthony? Hai visto come... Hai visto? Comunque la candela è ancora accesa. Sì. Allora reagisce molto da solo, ragazzi. Qualcuno deve stargli dentro con... Sì, abbiamo sì, la foto sì. Comunque c'è la foto del fantasma e anche di un'orma che non ho capito... Ok, foto, a caso. 3 stelle, brava, 3 stelle. Sì. Lo so, mi sono cacata addosso per fare 3 stelle, vedi tu. Beh, più soldi. Allora, analizziamo tutta la cosa che qua ci sta prendendo in io giro. Io metterei un'altra candela lì tra le due macchine, tipo, davanti a questa ma telecamera. Ma io voglio farmi andare giù la sanità 25, vai, tesoro, vai, corri, vacci dentro, tira il carion. Tecnicamente sì, se lo usi ti abbassa la sanità. Conoscermi. No, tu fuori dalle palle, nero, via. Sì, ma aspetta che ti devo mettere l'altra candela, che cosa stai facendo? Ha spento la candela. Le due se quella usa il carion, voi uscite, va. Uscite tutti che c'ho un'arma in mano. Ho un'arma in mano e non la può usare. Se voglio usarla, lontana da dove spawna il fantasma. Aspetta, solo una cosa, nasconditi qua, Qui. Perché lì? Perché così ti salvi. No, ho detto quello che si è già incazzato. Guarda. Si è incazzato come un biscione. Ha spento tutte le candele. E allora si è incacchiato. Ragazzi, potrebbe essere. Sì, ragazzi, zitti. Allora, passato. Potrebbe essere la porta. Ragazzi, potrebbe essere quello là che quando uno è debole lui diventa più forte. No, ancora sta attaccando. L'ho uccisa. No, è ancora vivo. Sì, l'ho uccisa. L'ho vista io, la sto vedendo io che muore. Sì, è morta infatti.
Ha sbagliato. Allora, poteva aspettare un altro poco, invece niente, è andato troppo in giro. Tua sorella è pazza. Comunque, che cosa è successo alla fine? È morta. È Ah, morta anche male. ciao, eccoti. Vabbè, fagli la Mettiti foto. la foto, fate che ci dai i soldi la sua morte. Ma non capisco se era nascosta, ma perché ha dovuto uscire? Perché pensava che aveva finito la caccia, perché invece era andato in giro. E no, è andato a cercare il taglione. Ok, allora novità. Spegne le candele con aggressività. Chi è che spegneva con il fuoco? No, Moroi. più che altro il Moroi, però attacca quando spegne la candela. No, stavo pensando potrebbe essere anche Ah, la quell'altro macchina lì. di nuovo, c'è una macchina. Quello là che. Ragazzi, quello là che dice che praticamente quando la vittima che sta dentro è più debole, lui è più propenso a cacciarla. Qui la caccia in questo caso l'ha Il fatta Moroi, il partire. Moroi, Il il Moroi, Moroi. quello della. Sì, potrei, sto poi ipotizzando. Voi avete visto, raga, dentro se Però sta Moroi acceso o scrive o qualcosa? fa gli orb. Ha acceso nuova la macchina, sto pazzo. Sì, però non fa. Non scrive, ragazzi. No, Aspetta. No, aspetta, la candela, voglio la candela. È sono spenta. spenti tutte e due. Allora le ha spente. Ragazzi, rimaniamo col Ok. Moroi? Secondo me Utilizzando sì, però. Moroi. Non so. È una. Madonna, si sta incacchiando, adesso. Mo si sta scocciando. A parte che teniamo tutti quanti la sanità, che entrare lì Sì, perché abbiamo dentro guardato il cadavere. è follia. Basta, io direi sì, Moroi e via, vediamo. Speriamo di averlo preso. Tua sorella comunque lo fa incazzare con una bestia. A tutti. Ma Pure non so io perché penso, gioca così. Non andiamo era così con Moroi. matta le altre volte. Beh, si vuole divertire, dai. Sì, no, per carità, penso che abbiamo Mettiamo il ragione. Moroi, messo? Vai, vai, Moroi, sì. Vai, vai. Mo sarà Perché contenta. propensa a Sono diventare viva! molto No, aggressivo con nemici, non ho con capito. nemici Sì. più deboli. Perché il fantasma. Non si sente quando parlo. No, gemelli! Allora era MFM, ragazzi. Indovina chi è crashato? Dictator. È crashato Dictator. Ci sei? Ci sei? Stardi erano i gemelli. Sì, allora era Dove cazzo l'MF. erano gli altri? IMF. Con i gemelli Perché era. non MF alto? E lui faceva sempre tre. Faceva sempre casino. Intanto ci sei, Dictator Smeralda? se n'è andato. Smeralda? Ma tanto Dictator se n'è andato, quindi. Sì, ci Ok. sono, ma devo andare via anch'io, ragazzi. No, lui è Perfetto. crashato, è Ma che è successo? diverso. Scusa, fammi capire. Tanto dobbiamo uscire tutti perché si è Pensavo crashato. fosse finita Volevo la sapere. caccia. Avevamo Andiamo su notato. Discord. Andiamo su Discord. Sì, andiamo su Discord. Io pensavo fosse finita la caccia. Ragazzi, Ragazzi, un po'? Ho sì, crashato. vedete quando ha Era smesso di comunque, siete cacciare. riusciti a vedere? Sì. Era C'era? gemelli, ci ha fregato I gemelli. perché non faceva FM5. I Vabbè, gemelli. C'è, pazienza. è un Eh peccato. Io sì. ci sono andato con l'FM davanti quando mi è comparso E avanti infatti non ha e mi ha fatto il dato 3. 5. Mi ha dato 3. Vabbè, ragazzi. Piuttosto, allora, faccio così. Comunque, la caccia finisce perché nella casa tutte le luci iniziano a sfarfallare mentre c'è la caccia, quelle accese. La caccia finisce quando tutte le luci si spengono di colpo. Lì è finita la caccia. In tutto ciò, diciamo, Smeralda ci deve lasciare tua sorella, quindi. Sì, Dai, devo è stato un andare di là. piacere. Vabbè, Vai a dai. ricaricare le È stato un partite. piacere, ragazzi. Ciao a tutti. Vabbè, Vabbè, ciao. Ciao, va. ciao. Bella. Ok. Comunque, no, ci ha fregato Gemelli, sai perché? Io avevo intenzione di Anzi, i piedi consigliarti. mi servivano. Vabbè, niente. Ah? Come ossa i piedi mi servivano, scusa. No, Ah, non l'hai io. preso. Non l'hai Vabbè, preso. niente. Non l'hai preso. Non l'hai No, preso. l'ho fatto io la foto e l'ho preso. Vabbè, Sono non solo importa. dentro. I piedi si trovano. I Sì. piedini.
A me mi serve sempre la mano destra, ragazzi. Manca sempre la mano destra per completare Ma io le mani le ho. Allora chi crea? Sta entrando in Sì, questo ok, momento. Ok, allora l'ho crea tu. creato tu. Scrivi Intanto tu. compro gli oggetti che c'ho la missione da fare. No, quanti oggetti? Io quanti soldi ho? Ah, 7.000, sono ricco. Cos'è, la si è azzeccata allo, se va a azzeccare LOL? Sì, adesso sì. Sì, lei sì, c'ha il gruppo di amici che giocano su LOL. E poi lei è brava e quindi succede che lei deve spiegare le cose come funzionano. È una lollosa lei, praticamente. Ma in realtà è colpa mia, cioè io l'ho indirizzata proprio, io ci giocavo tanto io, poi lei mi ha seguito e come vuole si dimostrare l'allievo supera il maestro. Sì. E quindi. Ok, Tutto che ragazzi, anche io... Delta ha provato a tornare a giocare con noi, Ma il non ce la... docile. Però non ce la faccio. Allora. Ah, ecco perché ha messo il sale mia sorella, c'era la missione da fare per 50 dollari. Ha poi abbandonato il team, ma lo sto leggendo. Vabbè, sì, tanto non ha motivo che. Sì, ci sta, ci sta. 30, 61, 15. Eccoci qua. Allora, vabbè, Allora. saremo solo in tre per il momento. Però mi è piaciuto quando ho detto siamo in live, siamo in live, siamo in live. Non lo so. Dopo io comunque ho visto la morte di mia sorella in diretta la seconda volta. Sì, LOL, bellissimo. dopo ve la faccio vedere, l'ho filmata quella partita. No, Allora. bellissimo. Va bene, intanto Dai, prendo ritorniamo. la femmina sto giro. Va bene. Bene, torniamo da noi. Eccoci. Di nuovo i Ah, rifacciamo W. questa mappa perché non ci è andata bene. Non abbiamo Sì. Perché indovinato il fantasma. E mi urta un po'. voglio la zampa di scimmia, questa sta. Anche. Qual era la mappa? Già La regione selezionata. che... Che bello, hai scelto una Famo donna ma sei ancora provare, prof. maschio. Review. Vabbè, caricherà. Famo prova microfoni, raga. Prova, 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 prova. prova. 1, 2, 3, 4, Ok, 5. vi sento a tutti, vi sento a tutti. Andiamo. Andiamo. Ti Ghostbusters. Ok, la smetto. Comunque io sono più veloce di te ogni tanto. Ah, vabbè, sì, comunque arriviamo per primi, più o meno. Scansione di Invece la poco di sorella di distanza. ignoto Mizzica arriva a Fast and Furious però è facile. Sì, scaricata subito. Allora, in garage la cosa, lo vedo. Ok, allora, uno deve andare al primo piano, mettere il sensore al primo piano e si deve scandagliare tutto il primo piano. Vabbè, Ci vado ci io. vai tu, sì. Uno va a mettere il sensore Ci sonoro vado io. nel garage, eh sì, anche nel garage, volendo il sensore. Però uno sicuro deve andarlo a mettere nello No, scantinato. no, mettiamo lo scantinato e poi faccio il giro nel garage, mentre ignoto magari fa il restante del Ignoto si giro. fa le altre stanze, sì, si fa le Esatto. stanze quelle là. Ah, eccola. Eccolo. Che c'è? Niente. Eccoci, sono qui. Non te pareva. Allora. Non mi contraddire. No. Se LOL. ti senti tua sorella, Maronna. Allora, scatto una No, foto più che altro fantasma. Missioni impossibili. se ci stava in B, prevedevo una cosa brutta. Oh, è vero, giusto. B, è vero, mi manca. Ah, B, ha detto che No. passa a salutarci dopo. Missioni Ah, impossibili ok. comunque, quindi non si Allora, fanno. aspetta, aspetta che ti istruiamo sul piano che abbiamo fatto. Io vado Vai. sopra, mi giro tutto il primo piano e metto anche il sensore, quello là di sonoro. Poi tu girati le stanze, queste qua nell'angolo qua, quelle là nell'angolo di destra. Ok, non quelle del generatore, il garage forse è meglio. No, quell'altra è là. Ok. Quelle giro io dall'altra parte, perché vado a mettere il microfono giù e poi vado nel garage. Queste qua dove c'ho la luce, se riesci a vedere Sì, la mia luce ok. Sì, dritta. ho Ok, e capito. Delta si fa lo Il scantinato e garage. va a accendere il generatore. Ok, e io vado in giro col termometro MF. Sì, termometro MF, solita Ok. solfo. Giocate con le luci, cioè io vado prima a accendere il garage e poi faccio il restante, così avete un po' di luci. Sì. Ok, va bene. Anzi, vi consiglio già di accendere qualcuno, come già come questa e le cose varie. Non ho letto il no, ragazzi, non ho letto il nome, ma se è una femmina la sgamo io. Raga, l'ho beccata.
beccata io, raga. È beccata sicuro? Sì, 2,8. È qua. Azz, già trovato, grande. Sì, è qua. Ho contato anche voi il termometro, ma è qua. La cameretta qua? Quella dove... Io, questa qua, la prima. Qua. Controlla anche tu, ma sono abbastanza sicuro. Guarda il termometro. 4,666. No, è nella cameretta e anche in questo corridoio mi dava 2 nel corridoio qua. 4, 5, e 4, 5. Raga, per sicurezza sto controllando un attimo sopra perché non vorrei si fosse spostata. Ragazzi, il bagno di sopra mi dà 2 gemelli? 1! Ho gemelli. Uno nel bagno di sopra. Eccomi qua. Ah, parla persone. Hater. Ci vuole un piano tattico, abbiamo beccato uno bello. Si chiama hater, è un hater, è un hater. Allora raga, qua serve un piano tattico, bisogna riandare di nuovo col termometro. Parla normale. Allora, le stanze quelle là che ci dà con la temperatura bassa, mettiamo i sensori di movimento. Le stanze che arrivano a te, che dove segna 2, 1, 3. Li metto io. Li metto i sensori, okay, uno di movimento me ne là sotto. Sì, uno mi serve a me sopra perché c'è il bagno che ha segnato 2. Quindi okay, non vorrei che... È lì. Più che altro non vorrei che appunto sono i gemelli che ci segnala sia un lato che un altro. Per il momento non lo sta prendendo Master Bedrooms, ma solo sopra, per ora. Vabbè, io vado a mettere il termometro, non ci sono niente sopra. Sensore. Ok. Poi recupero il termometro EMF che ho lasciato là. Ok. Così do ancora un'occhiata col termometro. Io stavolta ho la macchina fotografica perché non voglio farmi fottere di nuovo. Io voglio andare a ricontrollare di nuovo quel bagno. Palla. Sì, l'ha lanciata prima, infatti. No, il bagno quello, l'altro. Questo bagno. Mo' è 5 qui. 2. No, a me questa non mi... Orb! Ok. Ok, io ce lo metto. No, ragazzi, con la temperatura è salita. Con la temperatura sì, qui comunque ci sono le... Abbiamo trovato le orb qui. Il sensore pure si è acceso, eh? È qui. Abbiamo trovata, Ignoto, il bagno che ti dice. Arrivo, è sotto. Oh, piede! La temperatura... Ignoto, ti serve un piede. A chi serviva? Arrivo. Hai fatto la foto? Sì. Tu che cosa hai, Ignoto? L'MF? MF e termometro. Sta qua dentro. Metto lì dentro. Dove? E vedi un po'. Qua. Vai di MF, ce l'ho. Dacci un segno. Porta. La porta impronta, ragazzi. Non ce l'ho. Faccia foto al volo. Ok, andiamo. Dai. Solo interazione mi ha dato. Sappiamo che è qua. Sì, sì, perché le impronte non le abbiamo viste. No, non significa niente. Se metti la foto... F2 mi dava. Oh. Allora... Portiamo un libro, le impronte, la spirit, ma questa con chi parlo? Parla da sola. Sola, che fa? La prendo io il libro. Ah, scusa. Okay. Vabbè, posso prendere le impronte magari? Deciditi. Cosa ok, libro. Ok, libro le impronte, ok. Ma come fai? Una mano libera. È così. Ok. Andiamo. Aspetta, io ho ancora una mano libera, quindi posso prendere un DOTS se serve ancora. No, l'avete già messo. Macchina fotografica? Ce l'ho io, però. Però non vedo più la orb qui, maledetto. No, si sposta? Ho paura di sì. Almeno che non è dall'altro lato l'orb. Vicino al muro. Può essere, tanto mettere un'altra videocamera apposta. Andiamo dai, andiamo a cercare le impronte.
rimanere pure a parlare la prima. Ragazzi, ma che cosa avete voi? Ragazzi, cosa avete voi? Libro e la spirit. Io ho macchina fotografica in fronte. Ok, tieni tu la macchina fotografica. Bene. Quanto fa? Dacci il segno. Sì, l'orb è dall'altra parte del muro, maledetto. Te l'ho detto. Dacci un segno. 3, sta qui. No, parla persone da sole, ragazzi. Dacci un segno. Chiudilo che parla da sole. Sei giovane? Dove sei? È vecchio. Sì, parla, ragazzi, a posto. Tocca qualcosa. Dacci un segno. Tu c'hai la macchina cosa sì, impronta, sì. Dacci un segno. Tocca. Sei qui? Dacci un segno. Mi sa che questo come interagisce pure con le persone da sole. Ragazzi, vieni qua, venite. Sì, usciamo un attimo, tanto abbiamo un'altra prova. Abbiamo la spirit. La spirit e le orb, giusto? Sì. Se mi confermate le orb, sì. Delta, tu hai confermato di averle viste, vero? Sì. Due volte. Mare, yokai e orrio. Hai messo il libro? Ah sì, ce l'ho messo. Sta in stanza. No, dall'altra parte. È passato ora. Sì, che il sensore ci sta. Ok, ragazzi, però prendetevi i medicinali perché state bassi. Ah, vabbè. Ho visto anch'io l'orb comunque. Vabbè, sì. Però non fa tozzo, quindi possiamo anche escluderlo. Mer e Onrio. Allora, Neri. Il Mer deve scrivere. E le luci accese lo indeboliscono al Mer. E l'Orrio invece è quello lì della fiamma. Sì, esattamente. Però se in teoria va lì e scrive, siamo a posto. Non è mai così facile. Sì. Eccomi, scusate, okay, eccomi. Questo qui. Scusatemi, ho dovuto togliermi dalla sede che la gatta mi ha preso tutto il posto, ho dovuto spostarmi. No, stavo pensando, almeno che questo non è un altro che interagisce proprio con persone sole. Beh, sì, in teoria sì. Quindi... Beh, guarda le missioni. Devi sopravvivere da una caccia. Sono infattibili, le missioni sono infattibili. Tranne la prima che... Qualcuno se la sente di andare... Di voi due se la sente di andare da solo e di fare qualcosa? Ma vai pure tu, Delta. Che devo fare io? Andiamo... se no va pure, dai. Almeno per vedere di farti scrivere o di toccare la qualcosa. Ok, va bene, dai. Allora faccio così. Tanto lì ci stanno impronte digitali. Aspetta, ignoto. Dentro ci stanno le cose per ma le impronte digitali non le fa, perché se segno impronte digitali toglie tutte e due i tipi che sono rimasti. Ok. Non ha senso provarle. Ok, allora vedi se lo fai scrivere, dai. Io cerco l'oggetto maledetto che non l'abbiamo trovato. Io spero che lo spirito di mia sorella non mi accompagni, se non mi porta. Io cerco l'oggetto maledetto che non l'ho trovato. Non è la zampa di scimmia. No, non lo è. Si chiama Peter, provala a provocare un po'. Scritto, raga. Scritto. Ottimo. Allora conferma che è attiva quando è da sola. Bambola voodoo, raga. Bambola voodoo. Dictato, devi prendere la bambola voodoo. Io ce l'ho la bambola voodoo. Ah, ce l'hai, allora ok. Ha scritto, È un mer comunque, allora a posto, ci sta. Sì, l'ho segnato infatti. Sì, era tranquillo perché avevamo le luci accese. Sì.
Andiamo? Mo se c'è tua sorella faccia tutte e tre le missioni. Sì, si faceva la matta. Se si diverte lei a suicidarsi, perché? Che gli hai insegnato? Tanto no. No, non io, giuro. Aha. È lo spirito dei samurai, si sacrifica come i samurai. No, no, si suicida e basta. Yes. Sì, però queste missioni erano veramente, cioè, assurde, sto giro. Sì. Porca miseria. Ma io posso fare una domanda stupida? Vai. Per quale motivo questa porta è chiusa, lì c'è un fantasma, non si può entrare? Dov'è il fantasma? Perché c'è l'uomo nero dentro, infatti non lo vedi perché è buio. No, vedi, se tu guardi... Io sono qua, veramente. No, mazione, avevamo la missione, maledizione. Che cosa? Fantasma. Avevamo la missione di far camminare sul sale il fantasma. Vabbè. E ricordiamoci. Sono soldi, ragionieri, sono soldi. Allora, che cosa facciamo? Vabbè, noi ci siamo sfondati. Di nuovo. Ah, non vuoi fare William Street? Ah, no, sì, giusto, bravo. Là non so dove, però la zampa di scimmia. No, neanche io lo so, però so che ci sono i tarocchi. Io non li uso, sti cazzi. Pronti? Andiamo? Sì. Ci voleva una bella birretta, ragazzi. Una bella birra fa sempre bene. Maronne! Non si può girare in pace e vedere la tua brutta faccia. La faccia. No, mentre mi sono girato ho visto la tua faccia in faccia. Cioè, che cosa boh, inquietante. Ma l'uomo nero fa paura. No, ma non è il fatto l'uomo nero. È guardare la faccia improvvisa di una persona mette ansia. Mette ansia mia sorella, figurati. Ah, vabbè, quella mette ansia di su. Ah. Poverina, dai. Solo io posso insultare. Eccolo. È arrivato Skywalker, è arrivato. Ok. Ditemi che si chiama Luke. Ah? No, si chiama James. Ok, James Birch. Non ho già sentito James Birch. Jesse e James. Ah, ricordatevi che ci sta anche Michael Jackson, il titolo, il nome Michael Jackson. Sì, è vero, c'è anche Michael Jackson. Davvero, c'è un fantasma che si chiama Michael Jackson? Sì, sì. È devastante, cazzo. Ma anche altri nomi di persone vere, mette ansia. Ragazzi, vado io giù come sempre, accendo anche la luce. Allora, io che cosa faccio? Vado con questo. Schifo. Ragazzi, voi regolatevi... Allora, sotto hai tu il contatore, quindi lo accendi tu. Sì, accendo io. Esatto. Qualcuno magari col termometro sopra, vi fate un giretto pure sopra col termometro. Delta, tu cos'hai? Lo prendo io. Ok. Pronti? Sì. E via. Madonna, pronti? Via, se manac... il film dei Power Ranger, eh? Sì. Non male, un buon trampolino di lancio per il turbo. Ragazzi? Sì? Eccolo, MF2 è qui, non mi dite, nel bagno? Già? Così? Proprio di sì, vado a scendere... 3 ragazzi, 3, 2... È in bagno. No, è corridoio. 1 0 Ragazzi, la luce c'è. È in tutto il corridoio allora sto tizio. E sotto ci sta l'osso, volendo. C'è una gabbia dorata. No, ce l'ho, grazie. C'è la Fritz qua? No? Lo può raggiungere perché ha fatto 0.
Dacci un segno. Spostato. No, uno è qua. Aspetta, io due. Dacci un segno. No! La porta, ha toccato una porta, quale? Non lo so. Quanto delta fa? Due sensori, voglio capire un attimo che mo' impronte, peccato. Dictator ha lasciato le impronte sulla porta, l'abbiamo preso. È nel corridoio. Fa tutto il corridoio. Fa tutto il corridoio e forse entra nelle stanze. Okay. Lasciato le impronte, se vuoi segnarlo. Sì, le avete fotografate? Sì. Ah, no, ha spostato. Cazzo, no. Oddio. Ah, era partita un'apparizione. Era partita un'apparizione, non l'hai visto. No, pronto, dobbiamo ancora fare la foto. Mi ha dato un momento di freeze. Sì, ma la spostalità è ancora a posto. No, vedi, è apparito, però, vedi, apparso. È stato di un decimo di secondo. Ragazzi, è nel bagno. No, fa. Sì. No, fa un po' tutto. Ha toccato la porta della stanza dopo il bagno. No, ragazzi, fa corridoio. Guarda come apre e chiude la porta. Guarda come ha chiuso la porta del bagno. Andiamo che prendiamo le impronte, dai. Che sì, vai, perché a me non me la date. Ok, andiamo. Aspetta. Anche fai così, faccio che prendere il libro, va? Così glielo mollo lì. Sì, prendi un attimo il libro, voglio un attimo accertarmi questo. Che cosa... Che attivo è questo? Perché questo non è mi attivo. Piace che attivo. È un po' troppo attivo prima di tutto. Dove avete trovato le impronte? No, è qui, 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 gnotto. Della cameretta. Dictator, qui. Impronta. Io lo so che è lì. Però voglio capire un attimo una cosa. Foto che sto tenendo. Già fatto, già impronta. Fatto. Già okay. Fatto. Guarda che l'abbiamo messa nel libro. È impronta digitale, non lo fa vedere, però c'è. Sì, sì, c'è tre stelle. Ok. Avanti. Non serve più. Il libro gliel'ho mollato lì, vediamo un po'. Sì, sì. Davanti alla porta gliel'ho messo. Vedete, fa tutto il corridoio, ragazzi, comunque. Adesso mettiamo il sale e lo cuociamo. Così facciamo la missione e vediamo dov'è. Fa tutto il corridoio, comunque. Ragazzi, se fa il corridoio io lo piglio. Sta sgamato. Cioè, dove va lo piglio. L'ha fatto, vedi? Sì, sì, va, però non va in stanza. Allora, io voglio metterci comunque il sale, voglio vedere. Quindi? Andiamo? Allora. A trovare le altre prove. Mancano due prove. Abbiamo solo le... Tre dots. Sì, li metto io, so io dove metterle, so io uno dove. In bagno, vabbè, sei tu, ok. Sì, io sì. Ti seguo okay. Perché voglio mettere il sale. Vedi, guarda come apre e chiude la porta. Sì, ma... Stronzetto. Sale serve la... Guarda come apre. Le impronte UV sono già là. Ok. Lui esce ed entra. Vedi, è uscito. Vedi. Ok. Te l'ho detto. Perciò ti ho detto, se fai il corso... ma tu basta che vedi da qua, guarda. Guarda la fine. Ma allora ci va una telecamera anche in... lì però ci va un dozzo lì davanti. Infatti voglio metterla lì e nel bagno. Il bagno è nel corridoio. Bagno è nel corridoio, un dozzo al centro del corridoio. In mezzo proprio ai due sensori. Sì, sì, ma l'avevo capito, l'avevo visto. Ma infatti... ecco che vi ho detto. Le due porte. Sì, ecco. Ha aperto la porta del bagno e l'altra. Io perciò infatti io l'ho messo là, perché tu mi hai detto che ha toccato quella... Mi avevate detto che ha toccato quella porta, quindi... Non ha scritto. No, allora, tu lo vuoi cozzare. Già le ha calpestate. Non ho la macchina fotografica, avevo troppe cose. Ce l'ho io. Questa l'ho presa. Ok. Vabbè. Vuole vedere dove va con le impronte. È in bagno. Non è uscito dal bagno. Dove è andato? Non è uscito, sennò calpestava anche questo. Però apre qua però, ragazzi. Aperto lì? Apre tutte e due ogni tanto. Vediamo. No, non è aperto qua. Non ci sarebbero le impronte. Ok.
Ah, no. Lancia cose. Lancia cose. Andiamo, raga, andiamo a controllare il dotto. Sì. Scrivi sul libro. Lo sento ma parecchio rumoroso. È molto sveglio, molto attivo, non mi piace. Sì, è attivo, attivo. Parla col persone da sole. Ah, maestro J. No, questa se questa telecamera non lo puzziamo mai più. No, no, volevo vedere questa, se faceva il dozzo. Se lo becchi qua. Ah, ma... No, il dozzo. Raga, lo vado un attimo a provare. No, lo lascia pure come la prima, così. Qualcuno che spegne la luce, però, ragazzi. Cioè, è meglio così. Qualcuno ha la torcia accesa. Non fa il dozzo. Devi spegnere la torcia, sennò. No, non ce l'ho accesa io. Madonna, che brutto riflesso che c'è allora. Ma non vedo orb. E neanche dozza, adesso cosa trovo? Come non li fa? Ragazzi, mi ha parlato, ha detto che... Ah, ok. Tutto a posto. Che ha detto? Ragazzi, secondo me è un poltergeist. Lo penso anch'io che è un poltergeist. Secondo me è un poltergeist perché stava lanciando tutto. Quando gli ho chiesto scrivi sul libro, ha iniziato a lanciare tutto. E quella era la prova per beccarlo se il libro era... Effettivamente sì. Il c'hai i presupposti di essere un poltergeist perché butta tantissime cose. Ha aperto la porta? Sì, tocca dappertutto sto porto. Però ci troviamo, ragazzi, perché abbiamo impronta digitale. Andiamo a vedere se scrive. Se scrive la prova del poltergeist, gli vado a mettere un altro libro, poi glielo metto dentro il bagno. No, sai? Metto in bagno, sì. Sì, a me ha risposto in bagno. Vedi. Ma poi se vado io solo io, penso. Vabbè, però voglio portare la macchina fotografica. Se ce l'ho. Vabbè, io giro se appare. Che poi. Quanto sei la di sanità, bro? Ha aperto l'acqua. Ha aperto l'acqua, ragazzi. Ha scritto. Dove ha aperto l'acqua? Qua ha aperto l'acqua. Non lo vedo. In bagno, vai a vedere la vasca. No, non è aperto. Ok. Vabbè, andiamo. Ok, scrive, dita, quindi vedi che un po'. Scrive? Perfetto. Poltergeist, ci sta. Ma l'avevo detto, lanciava troppa roba. Sì, però sempre sei sicuro al 100%, sai com'è? Ma certo, però lancia tutta quella roba lì, si muove come un matto. No, dico, corrisponde comunque... Al comportamento, dici? Sì, al comportamento sì. Del poltergeist. Wow, quante foto che abbiamo fatto? Tutte con il post-it, quindi tutte valide. Ma pure tutte 3 stelle? A posto. C'è Posanna? Tutte 3 stelle le foto, ragazzi, bravi. Sì. L'osso già l'avete... Ah, sì. Sì, l'ho preso io, ho fatto la foto e non ne sono andato. Non se ne ha nessuno, però bravi. Ottimo, è andata benissimo quella partita. No, questa è una di lusso. Cerchiamo di riprendere questa mano di scimmia. Ed evitiamo di farci ammazzare. A me, tanto a me non serve, perché io ce l'ho. Grazie, però mi serve a me. Scusa. Che ragionamento. Preso. Guarda che cosa ho messo. La donna porta bene. Ok. La donna porta bene, giusto. Facciamo tutti il team femminile. No. Già mi trucca mia sorella, già va bene così. Ah no, mia sorella non mi trucca, mi fa la pedicure, manicure. Ok. Davvero? Io non voglio, però me lo fa lo stesso. Lascio fa. Vabbè, comanda lei. Serve una cavia per allenarsi. Capito. Sì, certo. Comunque facciamo la mappa tua preferita, così vediamo di nuovo la mano di scimmia. Quella della mano di scimmia, sì, proviamo. Sì. Ok. Però dico una cosa.
Prima la prendiamo e la portiamo via, la usiamo per una stronzata massimo e la portiamo via così la pigliamo tutti. Però se la dobbiamo riusare, possiamo fare quel test di vedere se parte l'attacco o no, se facciamo un'apparizione. Non serve la zampa. Mi serve a me, non rompete, basta. Serve a Delta, serve a Delta. Niente, niente. Andiamo. Ma l'altra volta chi l'ha presa, quella dell'altra volta? No, l'ho preso. L'ha preso solo lui, l'ha preso. Cioè, perché io sono morto, capito? Quindi tu ci sei morto. Ma è perché è Beh, colpa tua che mi dovranno fai dire arrivare. cose, mi fai dire. Certo, colpa. Andiamo, Stavolta andiamo. prova a dirgli che vogliamo la conoscenza. Ci dà Ah, una prova. no. Dice desidero conoscenza, lui ti dà una prova. Vogliamo essere onniscienti e quello ci ammazza perché capisce che volevamo Ammazza. essere No, ma poi sai che deficienti. c'è anche la roba che c'è. Non so se hai visto il video che ti ho mandato. Puoi anche chiedergli di rianimare un morto. Il Sì, è problema è che vero, ti puoi uccide, rianimare. però. Cioè, Sì, la tua rianima vita uno e in poi cambio uccide di un te. alleato. Parti. Ok, Andiamo. partiamo. Scusate. Eccoci qua. Se troviamo comunque la mano, io la porto subito via. Massimo dico cambia il tempo e me ne vado. Cioè, del tipo col cazzo che. Eccoci, eccoci. Ah, eccoci. Ok. Comunque, se trovo come si chiama la mano, la uso solo per una cazzata e poi. La porto nel garage, nella macchina col camion. Ok, eccoci qua. Eccoci, eccoci. Dove vado? Io vado sempre su. Ah, sta giù questo. C'è la missione della candela. Vogliamo già girare con la candela. Magari qualcuno di voi gira con la candela e vado sopra a mettere Vediamo prima se piove. il sensore. Fammi fare a me da qua. Ok. Va bene. Ok. Ok. Io già giro senza luce, quindi a posto. Ragazzi, iniziate a accendere le luci. Iniziate a accendere le luci, eh. Partiti, cazzo, aspettatemi. Sì. Maledetti, dove devo andare io allora? Come abbiamo fatto prima. Ah, come prima, ok, va bene, mi piace. Aggiornatemi quando ci sono le luci. Sì, ci Accesa. sono le luci. Ah, c'è una Ho porta. toccato una porta. Qua. No, dove? Aperto una porta da qualche parte. È sopra, ragazzi. No, l'ho sentito. Io ce l'ho messa, quindi. Secondo me è giù, dove sta Delta? No, no, ho toccato sopra qua, ho sentito il rumore. Vedi, anch'io l'ho sentito. Ho forse ho sbagliato. No, dimmi che non sta. No, dimmi che sta giù, no. Con l'MF, ma sotto non avevo il termometro, quindi non posso Ma vedere. non qui, ragazzi, era qui. Ok, mo veniamo pure di là, non ti preoccupare, noi per sicurezza. Ragazzi, ha spento il generatore, ha spento tutto, io non vedo un cazzo. Ho spento tutto un'altra volta. Sì, il generatore sta giù. Sì.
Orbi in bagno, orbi in bagno, orbi in bagno, ripeto, in bagno. Sì, in bagno, ragazzi. Dici? Hai sentito pure tu il rumore? Sì, sì, che stava sparpagliando. Ok, acceso. Non vorrei che fosse a parte che lo siamo persi. Comunque qui, ragazzi. Sì. Sì, due. Non si sa mai. Non si fa impronte? No. Sì, ma credo che fa freeze, eh? E potrebbe essere una possibile freeze. Ho lasciato l'MF in bagno. Sì. Comunque mi sa che ci è apparso, Delta, ma io il Dictator non l'abbiamo visto. Perché ha fatto il rumore dell'apparizione, sì, la luce sfarfallata. Sì, ha fatto proprio un'apparizione proprio minima. Ci stavamo allontanando e allora non c'era data. Avevo messo una telecamera molto meglio. Ah, eccola l'orb, eccola, la fa vedere adesso. Sì, sì, visto, visto. Cioè, ok. Sì, vabbè, ma l'avevo già vista prima in quella inquadratura pessima. Però il dots non c'è qua. Cioè, non si vede no. Questa foto. No. Ragazzi, io voglio andare a togliere il c'era sta immagine. Voglio andare a togliere solo parla con tutti fa. Il libro chi ce l'ha? Ce l'ho io. Ok, allora vai a piazzare tu. Io ti seguo con un bel crocifisso. Sì. E macchina fotografica chi ce l'ha? Io credo te fatto... Poi fa qualcosa delle impronte. Magari tocca qualcosa che adesso. Ancora? Dove sei? Sei giovane? Toccato la porta. Sei giovane? Ma non fa impronte. Dove sei? MF2. Dove sei? Mi serve un dotto qui che me lo so scordare di metterlo. Ragazzi, secondo me sta luce però da fare. Raga, c'è il vetro. C'è il vetro? C'è sporco qua. Dove sei? La concia? Si vede con gli UV. Non so se è una prova. Sei giovane? Cosa si vede? Dots! Dots, raga! Dots, ragazzi, dots. Ma forse non parla. Usciamo un attimo. Allora. Può essere una Banshee radio, lo prendo io. Possiamo beccarla, sì. Possiamo beccarla così, visto che le piacciono i cessi. alle Banshee perché sono vicine all'acqua, sì. È vero, ha ragione. Non, ho detto non lo so, e questo non è scritto sul del gioco, però è una curiosità che so io. Mi serve solo un altro puntatore DOTS, mi serve. Lo porto io. Grazie. Ah, abbiamo visto che non fa impronte. La parabola chi vuole andare a sentire? Io, sono io. Delta vuole andare a sentire. E guardiamo anche il libro, già che ci siamo, magari. Sì, però devi metterlo nel bagno. Sì, mettiamo il libro in bagno. Mi devi mettere un dots. C'è il libro nel bagno? No, è nel corridoio. Ok. Ma ci dobbiamo drogare, secondo voi? Io vengo giusto a sentire se piange. Sono curioso di sentirla. Siamo e andiamocene. Ah, anche tu, ok. Magari siamo fortunati e abbiamo beccato la Banshee sto giro. 3,5 minchia. Che sta facendo? Non ha scritto. Dove cacchio è il costo? Suona come un pazzo. Dove lo vuoi? Qui. Però voglio sapere. Oh, eccolo. Ah, sta da 2 è rimasto. Ok, ha smesso. Ci sono gli artigli sul libro, Delta? No, non contano. Non contano. Ok. Sono dei segnetti fatti apposta. Ok. Prendiamo proprio delle scritte, la penna è spostata, però. No, credo che è così proprio il libro ormai. Non vorrei che fosse come l'altra volta.
dietro di noi, Dictator. È qui. Sì, Dictator, Dictator. Io la sento, io qua c'ho 0,9, come fa a essere dietro di noi? È 6,5, è qui. Ragazzi, ragazzi, è qui. È qui. Dove sei? È qui. Dacci un segno. È 5, no ragazzi, è qui. Dove sei? Con la luce accesa però non ti risponderà mai, ah, no, allora dobbiamo giocare. È qui davanti a me. Dove sei? All'MF, sto facendo l'MF. Dove sei? Sempre sei due, sempre due. Quanti anni hai? Dove sei? Sei giovane? Sei vecchio? Dove sei? Ma, no, ma hai detto che parla con tutti, scusami. Sì, sì, con tutti. Dacci un segno. Quanti anni hai? Dove sei? Ha scritto, ragazzi, ha scritto. Sì. Andiamo. Ha scritto morte? Oh, basta questo tie, è la terza volta. Un tie? Oggi i tie ci rompono il cacchio oggi. Ma secondo me ogni gioco ci sono dei fantasmi rate up, tipo, che è più probabilmente... Raga, la Banshee sarebbe troppo figa, però il problema non la mettono mai perché è troppo sgamabile. Può essere. Vabbè, però non è giusto, dai. Sì, no, io credo che è una questione di percentuale, ma quelli nuovi hanno una percentuale più rispetto agli altri, capi? Secondo... comunque... Ah, vai che c'hai la prova, bro. Sì. Tu, che sta facendo? Dove è andato? È la prova della... fila della candela. Ma perché vuole rischiare di morire male? Oh, cazzo, io devo drogare, non mi dite niente. E morti, se... Guardiamo se scatena. Vediamo ragazzi se sì. Ma perché la candela? C'è la missione della candela? Sì, sì, c'è, c'è. Ah, qui c'è l'osso. Che cos'è? Una mano o un piede? Oh, che cos'era? Una o piedi o boh? Oggi tutti i piedi, oggi. Ma cosa sta cercando? Scusatemi. È che forse si è spostato, stiamo cercando di piazzare la candela. È nel corridoio, ragazzi. Il dozzo è nel corridoio adesso. Mettilo lì a terra, bravo. Quindi anche il dot si sposta. Usciamo, usciamo, non rischiamo di... Sì, Dictator, stai a 65, sì. Posso stare ancora dentro io? Sì, perché? Vuoi fare la foto alla candela spenta? Sì, tu puoi, tu c'hai 76. Io sono uscito. Vedi, se guardi il dot, spegni la luce, se guardi il dot passa in mezzo al corridoio, non più in bagno, guarda. Io ce l'ho messa proprio... Stavo scrivendo di nuovo, sull'altro libro, con il corridoio. Hai visto che ti ho detto? Allora si confermo. Stava scrivendo. Infatti, però la candela non ce l'ha, però la candela non ce l'ha data. Eh no, non passa. Stava scrivendo appena sei uscito.
Dictator ha iniziato a scrivere. Allora, raga, uno solo, anche con la candela. Sì, il Tai sì, il Tai sì. Adesso è passato col Dozzo, ma la candela non si è spenta. Candela di... Non posso già scoprire. Vai, Delta, vai tu che c'hai più sanità. Che cosa devo fare io? Macchina fotografica, fai la foto se spegni la candela. Che palle. Ha spento tutto. È perché ti vuole bene, vai. Ma che palle. Spegni la candela. Il tot che si oh, ha spento. Fatto. Bravo. Però no, non ho dato la missione. Come? Mi ha spento. Ah, allora si è spenta da sola. Sì, perché non l'ha presa. Sti cazzi, oh, non mi interessa. Io non so accendere quelle cose, quindi ciao. Oh, signor Pan. E vabbè, dai, vai tu? Ma avete visto come si è buggato davanti al muro mentre stava il Dots? Perché l'ho visto proprio in faccia a me. Io ti seguo, ignoto, ma so perché così faccia la foto al fantasma. Allora, accendila e mettila in bagno a sto punto. Però non appoggiata a terra, però. E ti ho appoggiato a terra, a terra, a terra. Ha scritto anche qua. Soffre, hurts. Ok, raga, la candela. No, raga, niente, la candela non va, non si spegne. È un infuga, come si dice? È un infuga. No, infuga no. No, lo è. Possiamo stare ancora un po'. Aspetta! Via. Potete uscire. Candela presa. Visto. Ah. Ce l'ha fatta sudare sta cazzo di candela, eh. Lo zio porco. Ok. Zio Khan. Quindi aspetta, taglia. Ok, va bene, dai, sì, ciao, chiudo. Sempre quella era, ciao. La serata dei tai. Tai. Ah, ma l'oggetto maledetto? Niente, sta lì. Dov'è l'oggetto maledetto? Sì. Non lo so dov'è. Forse la mano di scimmia? No, non c'è. Sono già andato a vedere prima. Allora, sti cazzo. Dobbiamo andare a cercare se nello scantinato c'è il pentacolo. No, non c'è. E allora ciao. Appunto. Chiudi. Basta. Lo cercheremo la prossima volta. Sì, cioè sì. Dopo. Sì. Yes. Eccolo. Allora, ci facciamo tutta la partita o la stacchiamo qui? Ma ho visto che AB ha acceso Fasmofobia, non vorrei dire. Tanta roba, vediamo se si collegano. Allora, rifacciamo, vediamo se troviamo la mano di scimmia, di nuovo. Sì, così la prendiamo tutti, così la tocchiamo tutti e siamo felici. Beh, io non ho bisogno di toccare, già la tengo. Ma non rompere, io sono morto per colpa tua. Anzi, per colpa di Ignoto. Perché Ignoto mi ha detto: fai quella bella missione. Chiedi di apparire il fantasma. Chiedi. Quindi riandiamo qui? Dictator, guardami. Sì, guardami. No. No, volevo provare, ma niente, non funziona. La smetto. Andiamo.
Ok, no, ma aspetta, 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 devo dire più una cosa, un attimo. Faccio oggetti, no? Maledetti. Vedi, desideri... Delta, prova a aprire il tuo taccuino, per favore. Aha. Schiaccia su, clicca su oggetti. Ok. E cerca la zampa di scimmia. Guarda nella tabella desideri trovati se ti dice qualcosa. Zero. Niente? No. Ah, perché sei morto, ecco perché. Ah. Perché i desideri che trovi te li scrive nella tabella. Ah. Ok. Andiamo? Siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti. Aspetta che c'è... Provato a aprire Fasmofobia e gli ha fatto esplodere il computer. Sto provando a riavviare. No, questo è bellissimo. Vabbè, ce la facciamo in altro tempo. Nel frattempo che lui prepara. Te la siete collegati su Discord? Ah no, aspetta. Vi dico io se si collega in chat di Discord, ok? Nel frattempo. Ok. Intanto partiamo, così vi informo io che... Ok, andiamo? Sì, sì, sì. Usi che c'è il personaggio femminile, bene. Volevo dire qualcosa, ma sto zitto. Parlo io che uso personaggi femminili in molti giochi. Dei, smetta di apparirmi così. E che cazzo. Fai più paura tu che i fantasmi, fidati. Lo so, lo so. Ma sai qual è il fatto? È che i fantasmi appaiono e io non li vedo. Sono cieco. LOL. Cioè non mi mettono ansia, perché non so c'è i jumpscare, capito? Come quello là nudo. Quello nudo, quando l'ho visto, in lontananza. Oh, guarda, proprio beh, cioè quello ti ha corso proprio incontro. Cioè bellino bellino. Sì, non si vede quasi mai quello lì. Quello lì è niente, boh. Vero. Ma che è sempre la stessa, sì. Sì, sembra stesso, dobbiamo cercare una della scimmia. Ok. No, no, la mano, la mano, la mano, la mano, la mia mano. Ecco, a posto. Che stiamo dicendo? Ah, sì. Vabbè, sempre solita cosa come prima, raga. Aspetta, dov'è il... Okay, ok, sta giù. Inizio ad andare a mettere sopra. No, devo... Qua bisogna accendere per forza il generatore, perché sta cazzo di casa è fredda a malamente. Ma perché è grossa. Sì. Vado ad accendere subito. Vai. Iniziate ad accendere le luci intanto. Cassa toracica. Ragazzi, sto accendendo le luci. E giù non c'è. Potrebbe essere in cucina, eh? Io sto controllando sopra, raga. Però devi aspettare che si scaldi un po' la casa. Porta, porta, ragazzi, porta. Qui, qui. Rumore. Sì, qui, qui, da queste parti. Sto arrivando, sto arrivando. Controlla questo qua. Sì, probabilmente sì. Porta di nuovo. Qua, qua. Aperto qua. Delta. E allora l'ho, fa impronte. L'ho beccato non io. Non fa impronte, non fa impronte. E allora di nuovo qui. Ma sono nel corridoio a sto giro, perché mi fa 8.6. 2. 6.8. Qui. Ma vedi che non lascia impronte. Vabbè, per il momento però... 5! 5! 5! Puttana, qui! Qua. Oh, controllate se ha lasciato... ce l'ho, ce l'ho. E mezzo. Chi è che ha parlato? Il pronte no. Però è 5, ragazzi. Oh, raga, questo sta lanciando di tutto, ma la temperatura è... Sì, è alta qua, è 13. Sì, ma sta lanciando... Potrebbe essere un altro poltergeist. No, no, perché... Poltergeist... Questa sera ho un poltergeist o tai. Temperatura però è alta ovunque. Tanto non lascia impronte, quindi possiamo escluderlo. Non lascia neanche già le impronte.
No, non le lascio sempre subito. Ho cercato più volte. Ho aperto più cose, guardato, non ho lasciato niente. Bene, sappiamo dov'è. No, non Beh, allora, con gli FM5 non è un poltergeist. E neanche un No, infatti. TIE. Però potrebbe stare. Allora, aspetta. Oh, ragazzi, Sicuro no, di sicuro ragazzi non è un'ombra. Dictator, ritorna qua. Indovinate come si chiama il fantasma? Indovinate dove l'ho sgamato io. Marcia, e l'hai trovato tu. Allora, io penso che in garage, ragazzi. No, io aspetterei, cercherò di mettere più dozze di camere per caro così. No, ma sai perché? Prima di... Perché ha fatto M5 ed eravamo alla porta del garage. Senti, fai così, io metto il sale, tanto abbiamo anche la missione, così vediamo dove passa. E Allora. poi ti mette, poi ti, Dove ti ha e poi ti fatto porto un uscire dozzo. la cosa del garage, la All'ingresso del porta del garage gliel'ha garage? fatto. Aspetta, mi serve un sensore di Pronto? movimento in più. Qualcuno che lo piglia. Ce l'ho, io ce l'ho Ce n'è io, ce lui, l'ho ne ha due. due. Ah, ok, perfetto, andiamo. Io c'ho il dozzo, te lo metti, dimmi dove lo vuoi, te lo Ok. appiazzo. Allora, io non ho visto le orb, però, questo ve lo dico già. Però Vabbè. controlliamo qua un sensore. Sensori dove li vuoi? Uno qui su questo muro. Un altro metto qui L'altro? io. E l'altro che aveva toccato. Questa porta qua dentro nello Sì, stanzino? esatto. No. Grazie, ha calpestato totale. Appena l'ho messo, guarda qua. Ok. Voilà. Dalle luci? Le Con luci l'acqua c'è. impronte di sale. Aia! Lasciale con No, te. ragazzi, è un right! È un right! Sì. Già right, ragazzi, già è un right. Rientra su. Rientra subito. È un right. E calpesta il sale, ma poi non lascia impronte. No, anzi, gli Esatto. girano pure i coglioni perché è pure allergico. Ah. E Esatto, te ce l'abbiamo l'insalata. nelle opzioni? Sì, perché è l'unico che quando calpesta il sale le impronte non sono rilevabili. A posto, beccato, vedi che serviva a mettere il sale. Comunque, però dobbiamo Vedi avere che è servito a tutte. mettere il sale. Però dobbiamo avere tutte le prove prima di essere sicuri. I ratti avranno paura del sale e lo eviteranno attivamente. Quando toccano il suolo, loro non toccano il suolo, quindi significa che non possono essere rintracciati dai passi. Però qui dice che lo eviteranno, invece lì l'ha calpestato proprio. Sì, l'ha calpestato, però non ti ha lasciato l'impronta. Ok, manca lo spirit box e il dozzo. Allora, ragazzi, il dozzo forse l'ho visto, ma è lontanissimo. Credo che sta nell'altra stanza più avanti a me. Allora facciamo così. Proviamo a vedere con l'incenso che c'è la missione. Eh no, se fa Cosa fa? l'incenso si calma troppo, non fa più nulla dopo, Però vedi che c'è una missione da fare, guarda. ma lo faccio sempre Ma dopo. ragazzi, ma dove vi ha calpestato il sale? Davanti al bagno. Davanti al bagno. Sì. Oh, ma guarda, si sta attivando. Guarda che roba! Sì, il sale lo fa incazzare. Sì, l'ha fatto incazzare. Parla con tutti, vediamo un po' se abbiamo la seconda prova Ok, del vai. Brat. Provo. Sì, la spirit box la prova del Provo Bright. la spirit. Aspetta che io No. prendo un altro dozzo È passato. io. È passato col sensore, raga. Quale sensore? Corridoio, Eh. corridoio. Sì. Box e dozzo, dobbiamo guardare. Sei giovane? Dove sei? Dove sei? Sei giovane? Ragazzi, c'è la frizz. Qualcuno col termometro per confermare, ma c'è la Arrivo frizz. io. C'è la frizz dentro al bagno. Dentro il bagno. Cambia Sì. tutto. Sì, meno 5,9. Sì. Fermo Sì. la freeze. Dove sei? Sei giovane? No, ragazzi, secondo me non parla. Sale, 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 ha sale. calpestato il sale. Cazzo. Controllate Quindi le impronte le fa? le. No, perché non le fa con con le impronte digitali. Che non ho dietro adesso. MF. Ah, le impronte digitali non ce l'ha nessuno? No, l'ho fatto io, ma non le fa. No, le fa le impronte perché con le temperature non è più uno right.
Potrebbe essere un'ombra, ragazzi. Perché l'ombra disgraziato reagisce quando... Perché ha agito quando eravamo tutti lì. L'ombra non agisce quando c'è tanta gente. Esatto. Sicuramente posso escluderla, l'ombra. O sono Eloni o sono i bastardi gemelli. Sì. E comunque, i gemelli fanno spirit box. Loni fa dots. C'è un libro nel bagno? No. No, l'ho messo davanti al bagno io. Ok, vado a mettere dentro. E c'è un dots nel bagno? Lo vado a mettere io. Cioè, nel senso che me lo sposto. Ok. Facciamo questa prova. Ci ha sminchiato tutta la teoria iniziale. Bene. Sì, ci ha trollato con le... Forse le impronte non le abbiamo viste bene. Meno male da un lato che abbiamo controllato. Però non lascia impronte. Vieni a mettere un dozzo in bagno. Ok. Dacci un segno. Chi c'ha l'MF, ragazzi? È in garage. Ok. Vado a prendere. Un segno. Scrivi sul libro. Dove sei? Dove sei? Sei giovane? Ok. Vabbè, lasciamolo un po' da solo, magari si scatena un po'. Dove stai andando? Ah, tu con sto incenso. La missione. Però l'incenso si fa sempre per ultimo. No, è un consiglio appassionato, fidati. Non lo fare subito, perché solo dopo se calma proprio non lo faccio più, se è calmo lui come entità. Capì? Ma vedi, sto continuando a passare, vedi? Vabbè, ma non significa niente. Io dico come interazioni che ci danno prove. Secondo me è un Oni, però deve fare dots. E la mia paura è quello che... un Oni, non lo so, può essere un Jin, secondo me, perché non è introvabile. Il Jin sono disgraziato. Controllate il Jin vola! Il Jin però ti deve lasciare le impronte. E non l'abbiamo viste bene, secondo me. Non l'abbiamo viste bene. Sì, sì, non le lascia, in realtà. Ha toccato tre porte e non ha lasciato niente. Guarda quanto è veloce, guardalo, è velocissimo. È incazzato. Che cazzo che gli hai fatto a quella a quel coso? Perché l'incenso l'ha attivato? Ah, qual è quello che non gli piace l'incenso? Ce n'è uno. Ora è tra quelli che abbiamo Gin, ombre e gemelli. Però non è gemello, lo escluderei. Jin. Il Jin si muoverà più velocemente se la vittima è lontana. Vabbè, questo però... vabbè. Però in fase di attacco, però. Sì. I gemelli. Ci può stare anche i gemelli perché uno sta a destra e uno sta a sinistra. Uno in bagno e uno è fuori. Uno nel garage. Quali sono le prove che ci servono? Lo spirit box, devono parlarti. Ok, ragazzi, escludiamo il dozzo, togliamo il dozzo, ragazzi. E ci togliamo loro. Allora sono i gemelli. Allora sono i gemelli. Però tu mi hai detto... Io vado ad aprire la prova. Vedo un poco che succede. Vengo con te che voglio vedere bene le impronte, perché io ho paura che questo le fa. Dove sei? Dove sei? Dove sei? FM5 sto disgraziato. Sei giovane? Sì, potrebbero essere i gemelli. Porta! Giovane? Porta! Porta qua, ragazza, porta, niente impronte, guarda. Ha detto che la portavo io il tuo. Ok, vabbè, niente. Sei giovane? Niente impronte, possiamo escluderlo. Dove sei? Allora, raga, quando io gli chiedo di dov'è o cosa, fa solo azioni, quindi non farla. Dove sei? Però l'MF sta andando a 5, MF5. Dove sei? Ragazzi, andiamo Dove sei? Ragazzi, escludiamo Spirit Box
Ed escludiamo le impronte digitali. Ombra, ragazzi, è un'ombra. Però sembra strano, no, non è... l'ombra non agisce quando ci sono tante persone dentro. E lo so, però se tu escludi tutte queste due... Ombra o gemelli? Allora, raga, se vogliamo l'ombra, qualcuno che vada uno solo, però, dentro, con la spirit per vedere se parla, e se è l'ombra... State da soli. Dictator, fai tu che hai più no, dictato tutto contrario. Se tu togli la spirit box, no, non è, è ombra. Se togli la spirit box, se la confermi, dicevo, è gemelli. No, dicevo di andare da solo perché l'ombra in genere interagisce da soli. Sì, infatti, guarda, persone, siamo... è vero. Guarda, però deve scrivere tutti qua, appunto, per farla scrivere. Bisogna stare qua e aspettare che scriva. Perché va a finire che se stiamo tutti quanti non scrive. Mm. Però di andare anche con la spirit box, perché nel caso dovesse parlare magari non è un'ombra. Vuoi andare tu, Delta? Vabbè, andiamo io. Va. Anzi. Andiamo. Che secondo cielo. Non è vero mai. Allora, perché... Ci sei? Dove sei? Puoi scrivere? Puoi parlare? Dove sei? Dove sei? Puoi parlare? Puoi scrivere? Puoi parlare? Puoi scrivere? Puoi scrivere? Ragazzi, non parla questo. Ok, allora... vieni che forse abbiamo una teoria, vieni. Guarda che combinamo che è uscito. Guarda lì. È un'ombra. Bravo, ascolta questa teoria. È un'ombra. Quando sei entrato tu, non si accendeva nulla. Appena sei uscito, guarda là che sta combinando. Ok. Questa è un'ombra. Andiamo a cercare l'oggetto maledetto. L'osso l'ho trovato io, se vi interessa, in cucina. L'oggetto maledetto è da cercare. Sì, è un'ombra. Però vedi come è disgraziato. Fa anche garage. Guarda quanto è bastardo veloce. Sì. Come sei uscito, ha iniziato a fare. Come c'è qualcuno in casa, non si muove più. Cioè, Marcia mi ha rotto il cazzo che l'ho sgamata io. E mo non vuole farsi più vedere. Va bene. Si offende. Dai, vado a prendere l'oggetto maledetto e lo togliamo. Vediamo che cos'è. L'osso dov'è? L'osso è la cassa toracica. Se ti serve, no, non... no. È in cucina. Però hai fatto la foto? No, non ancora. Ok, torniamo all'oggetto maledetto, foto e ce ne andiamo. Accendete le luci però, ragazzi. Ecco. Accendiamo le luci perché sennò... Dai, zampa di scimmia. No, niente zampa di scimmia. No, deve io... essere il merdiglion. No, gli oggetti ma... gli oggetti ma... Carion. C'è posanna. Oh, AB c'è per una partita, ha detto. Qualcuno vuole attivare il carillon? Scordatelo. Beh. Se poi ti nascondi. Allora, fate così, possiamo nascondere, aspetta. Sì, ci sta, mi piace. Allora, voi potete guardarlo qua, il fantasma. Siamo pronti? Sta, nasconditi o sopra, aspetta. Vai, sì, sì. Attivalo in quella stanza lì. Poi vai a nasconderti nelle stanze sopra. Perché il fantasma è sotto. Guarda che ti sarà addosso subito, eh. Vabbè, però se mi nascondo qua subito non mi vede. Eh no, qua ti becca se sei lì vicino. Devi andare... No, beh, prova. Prova, potrebbe funzionare. Noi spegniamo le luci, Dictator. Attira. E non parliamo appena parte la caccia. Sì. Ma perché lo dobbiamo fare? Aspetta, non mi ricordo. La foto. No, aspetta, voi non potete fare la foto così, non funziona la macchina fotografica. Sì, sì che funziona, guarda. Funziona? Sì, funziona, sì. No, sì, non ci credo. Sì, va. Aspetta, com'era il tasto? Eccolo, attivato. Adesso ci ammazza. Peccato. Però non va.
questa è un'ombra. È troppo tranquillo. Sta ancora cacciando. Non fate così vicino alla finestra. Forse ha finito. Sì, ha finito, ha finito. Ora ha finito. Dovrebbe aver finito. Visto? Eh? Visto? Tu? Ti attacca! Ti attacca! Bitch, please. Comunque è troppo tranquillo, pure a livello di caccia. Questo è un'ombra. Troppo tranquillo. Però aspetta, momento. Perché non ti ha dato la missione? Perché la fase di caccia non funziona. Ah, la caccia provocata. Sì, la caccia provocata, no? Che bastardi. No, allora, no, 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 sai che è successo, su stronzo? Secondo me è spottato proprio dove io ho messo il carry on. Infatti è scomparso subito, non c'è stato l'attacco. Poi dopo ha fatto. Questo è un'ombra, è tranquillo. Se fosse stato un fantasma, secondo me, più aggressivo. Vabbè, raga, io confermerei l'ombra comunque. Sì, sì, dai. Sì, sì, ho già confermato ombra. Chiudo allora. Così andiamo a prendere Ibi. Sì. Come IBB ancora non è collegato in chat. Mo se esce gemelli mi incazzo. Ombra, perfetto, meno male. Troppo. No, era easy. Troppo evidente il comportamento. Perché come sei uscito, io ti ho osservato da dentro al. Come sei uscito, hai iniziato a fare una caciara che non finiva più. Ma sai che è? Perché era molto timida. Era timida. Sì, sì. Allora è così. No, no, cioè, più timida. No, più timida, in senso che quando è un po' più attivo, se sei da solo fa cose, se no altrimenti non fa nulla. Allora, l'ombra la rilevi per la temperatura e per la potenza ectoplasmatica. Ok. Perché praticamente poi dopo, se tu stai in casa e provi a farla scrivere, a meno che non scrive di sua volontà, poi non scrive mai. Difficile. No, infatti. Ah, ragazzi, abbiamo ancora deve camminare su sala ancora tre volte per la missione. Sì, però non faceva impronte. Però è strano, l'ombra doveva lasciare le impronte. Ma in realtà le lasciava solo sul sale, non lasciava quello V. No, sul sale. E tu hai detto che sul sale non ha fatto impronte. Ha fatto l'impronta sul sale, cioè, ma non ha lasciato la traccia UV. Ti diceva solo che l'ha calpestato, però non lasciava la traccia. Ecco, ho sentito che si è collegato. È entrato su Discord, però deve entrare. Sì, è entrato su Discord, secondo. Di Fasmo. Tra un po' laggiano tutte. Ela! Ela! Ecco, ti stavo aspettando, abbiamo finito ora una partita. È ovvio, seguiti dalla live. Ho tentato di entrare, ma mi dice che è full, quindi... Ma quando è che resettano i livelli? Riprova adesso. Provo un attimo, quanto era prevista l'update? Allora, il codice me l'ha girato ignoto, quindi... Se è sbagliato, cavoli! Comunque recente, credo. Non no, perché eravamo in partita ancora, no. Quindi... No, niente, game full. Mi dà sempre errore. Allora aspetta che lo dico ai ragazzi, aspetta. Ragazzi, dobbiamo rifare la mappa perché dice che siamo in full. Sì, ma perché gli dice che è per tre. Ah, è per tre, e allora ovvio, ok. Sì, giusto, è vero. Sì, perché l'aveva fatto per tre persone, non per due, quattro. Ecco. Era bloccata a tre, dictato. Sì. Salve! Ah, ecco, salve. La sorella di Ignote è proprio all'Akbar forever. È morta due volte. No, madonna, ha tentato... la prima volta ha sbagliato lei, la seconda non l'ha fatto apposta, cioè l'ha fregata al fantasma la seconda. Ma mannaggia. Ha scritto in chat, ha scritto nel gruppo. Ok. Spavalda, quindi sì. È entrata spavaldissima. No, ho detto la prima. Il gioco non trovato? No, perché ha sbagliato a scrivere. Infatti, si è ricorretto sotto. È il secondo. Dictato tu con questi numeri. Ecco dai, ci siamo. Ci siamo. Oh, eccoci qua. Egnoto vede che abbiamo una donna in squadra. Dice aspetta, ragazzi, allora prigio. No, perché prigione? Massimo scuola. C'ha prigione te. In prigione?
In prigione, in prigione. Siamo professionisti ormai, scusa. Ragazzi, vediamo se sa ricordare sta canzone. Prigione, in prigione. Prigione, prigione. È una vecchia canzone italiana. Oddio, oddio, sto già tutto buggato qua. Come tutto buggato? No! Che sta succedendo? No! 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 Dictato già dictato sta morendo. Già avevo visto la... Già l'ho visto l'attacco. No, tu non l'hai visto l'attacco. Tu l'hai visto proprio lì attaccato direttamente lì. Smettami lontano da te. Oddio. Mamma mia, ma con chi ho a che fare io la sera, guarda. Eccolo. Via, e ma... via. Guarda come corre. Ok. Allora, che dobbiamo fare in tutto ciò? Smettila. Che dobbiamo... Quale vogliamo fare? Ok. Con gentilezza la scuola, dai. Scuola? Sì, sì. Ti senti basso? Ma io sento. Sì, ma devo dare un'occhiata ai volumi di gioco. Pump up the volume. Ok. Ok, andiamo? Sì. Oui. Sento cose. La mia gatta che mi ruba il posto, mi ruba sta gatta disgraziata infame. Niente da fare, io sono sempre il secondo. Che palle. Ah, il generatore è a due passi, dai, meno male. Sì, meno male, giù. Ah, alleluia, dove era l'altra volta, meno male. Il problema, il fantasma è sopra. O per miracolo da qualche parte in zona. Sai come funziona, vero? In generale è così. La solita regola, B. Oh, ci sono. Se il generatore è sotto, il fantasma può essere sopra. Può essere sopra. Che bello, tette. Come ci dividiamo? Ok, ah, dice. Sono spawnato, compenetrato nella box di qualcuno. Esatto. Allora raga, come ci... Vista con ci me, vista con me e mi accompagna con sì, sì, con Terra. Guarda, si chiama Dexter. Dexter, il laboratorio di Dexter. Storia allora, di Dexter. Ci sono. Tu che hai preso? Ignoto, tu che hai preso? Ho solo la torcia per ora, perché. Ok. Allora, andiamo io e te. Prendo temperatura. Tu prendi l'MF. MF. È impronte e parla a persone da sole. Allora si sì, prendo la macchina fotografica. Casomai, anzi, no. Aspetta, devo... sì. Prendo la macchina fotografica. Così, casomai tocca. Ok, va bene. Io tu tanto l'impronte. Hai detto c'è l'MF, giusto? Sì, non ho preso la spirit che tanto parla a persone da sole. Ok, troviamo. B invece, andiamo. Tu ti sei preso che cosa? C'è il termometro, vedo. Sì, non B. Sento B però. Ho paura di metro e M. Okay, allora possiamo andare, dai. Andiamo. Raga, sempre la solita divisione, noi andiamo a destra. Sì, la chiave l'ho presa. Okay. Sempre a destra, ragazzi, sempre a destra. Andiamo. Sempre a destra. Ok. Ho preso le chiavi, quindi tranquilli. Ah, comunque è un maschio, quindi non avremo noi la fortuna di beccare il fantasma. Se il fantasma si chiamava Didi, probabilmente l'avremmo sgamato. B. Oddio. Oh mio Dio, laggy. Mi sta laggando un po'. Ho notato. Sì, infatti. Allora, qua sono 10 gradi. Stabile sui 12. No, mi scuserei. Allora, rimanete qui che controlla quella stanza intanto. Io apro la luce. Yes. Ragazzi, generatore acceso, eh. Si può entrare? Infatti la luce è arrivata. Qua 10, 8. Come col generatore. Allora? No. B, laghi da morire, ti vedo, eh. Niente, sui 18 gradi. Slitti in amore. Adesso vedo se sia sesta, ma... No, fai il moonwalk, che è bellissimo. 12
Quello è fighissimo, sì. Moonwalker. Comunque io sto con la videocamera, quindi, con la web, web. Con la videocamera così okay, se su... Ok, sì, sì, no, ho capito, capito. Ragazzi, a voi come sta andando? Molto male, io credo che sta sopra. Sicuro. Credo anch'io, qui è alta, qua giù. 10, 13... Non c'è qua niente, niente. Facciamoci questi altri due. Situazione B? Ok. Nulla, calma... Calma, c'è proprio... No, temperature, temperature. 15 gradi, 13, no, no, sono tutte alte. Qua che cazzo di corridoio è questo? Ah, questo è quello che va in pale. Meno qua. No, 15 gradi, nulla. Eccoti. Niente, niente, niente. Molto probabile che sia sopra sto punto. Ragazzi, noi saliamo. Voi salite già? Sì. Noi abbiamo guardato la palestra. Controllate la palestra, noi saliamo intanto. Mamma mia, mi sta piantando okay. Delle laggate devastanti. Andiamoci a controllare un attimo la sanità mentale e poi saliamo? 17, 19. Lo beccano loro sopra. Ragazzi, voi controllate, avvisateci dalla sanità, se no ritorniamo indietro. Sì, sì, andiamo. Sì, stiamo andando. Sto andando a controllare quello. Ma dove siamo usciti? E si sono persi loro. Allora, andiamo qui. Mannaggia. È fantastico di giorno. Vediamo, fisso è 22,7. Ma mai visto una stanza così calda? Madonna. E vabbè, ma siamo in estate, normale. Giusto. Non c'è qui. 15 gradi, 20, no. Situazione, ragazzi? Siamo in una selva oscura. Siamo usciti. Abbiamo sbagliato a uscire, siamo usciti dietro. Fate schifo. Niente. La no, madonna, ho visto una roba. Che cosa? Che è successo? No, niente. Ragazzi, hai aperto la porta. Controlla un attimo la sanità. Sì, ma noi abbiamo... Noi fra poco ce ne torniamo, Ok. Così dopo facciamo il secondo piano tutti quanti insieme. Tanto giù non ci sta. Nulla. No, ragazzi, io credo che sta dall'altra parte di sopra. Qua non troviamo nulla. Ok, comunque iniziate a uscire, raga, anche così qua. Se qualcosa ci pigliamo i medicinali. Tanto basta solo acchiapparlo, appena lo acchiappiamo poi andiamo con tutte le cose possibili no, altissimo. E mettiamo tutto in un colpo solo. Ragazzi, state a 76 16, e 75 di sanità, noi siamo 80, andiamoci a fare il giro. Ragazzi, ci manca noi gli ultimi due cose qui. Le otte due stanze. Noi stiamo andando al nostro lato. Ok, intanto B lag fa il move. B fa il moonwalk in tutto ciò. Vuoi vedere che sta. B. Ragazzi, è crashato B. Sì. Io me ne torno. Comunque dalla mia parte non c'è nessuno, quindi non me ne torno. No, è attaccato il generatore. Sì, ho visto che sei crashato. Ma porca miseria. Niente, no. Vabbè, guarda un attimo la live a sto punto. Sì, mi seguo dalla live, nessun problema. Ci ho provato. Guarda semplicemente la mia faccia quando ti ho visto scomparire, non ti ho sentito più parlare.
Ho visto le tue cose, me ne scappo. Via. Mannaggia. Intanto sentiamo gli altri. Dai, vabbè, tanto senti nella live. Ok? Sì, sì, sento da lì. Nessun okay. problema. Allora mi muto qui, ok? Ok. Allora, situazione, ragazzi? Situazione, ragazzi? Che non lo troviamo. Ancora due stanze, eh? Secondo me sta giù e non abbiamo contato bene una stanza. Ma 18, cazzo. Infatti sono tutti, sono tutti alti. È veramente assurdo, raga. Controllerei bene le mense e la palestra. Sì, ragazzi, io penso che sta tra la palestra e ci sta quella corridoio dietro la palestra, dove praticamente ci stanno le congiunzioni di tre stanze. Dove... Vedere dove ha farfallato la luce prima. Andiamo a vedere. Ha farfallato? Sì, prima ha farfallato la luce, pensavamo che si era staccato il contatore, invece secondo me era luce. Ha detto B che la situazione ragazzi, io per non saper né leggere né scrivere crasho. Giustamente. B, stai a 65, Dictator 66. Ragazzi, usciamo. Usciamo. Controlliamo bene queste stanze qui, perché secondo me si trova qua sto disgraziato. Meno 10, meno 7. Madonna, è all'ingresso, che testa di cazzo. No, vabbè, all'ingresso. Comunque freezing o meno 10. Sì, meno 10. No, vabbè. Comunque adesso dobbiamo trovare tutte le prove. Sai qual è il problema, ragazzi? Il problema è che si trova all'ingresso, quindi è area molto vasta. Vabbè, però sappiamo che è lì perché... Sai perché me ne sono accorto? Perché possiamo mettere le telecamere ai lati. Io avevo una temperatura praticamente altissima. All'improvviso è sceso a meno 10. Vabbè, ma secondo me è il prese della scuola, Tex, è il prese della scuola. Ha crashato proprio... È proprio crashato. E trovare le impronte lì nel corridoio... È un disastro. No. Parla con tutti, no, pure alle persone da sole, che palle. Ah, però stiamo vicino all'ingresso. Io piazzerei telecamere ai quattro angoli della stanza. Sì. No, bastano due. Io ce l'ho, vai. L'idea è buona. E come, che altro vogliamo prendere? Io ho il dots. Ci provo a parlare io. E proviamo a mettere già anche un libro, dai. Ok, noi piazziamo le telecamere e poi ti lasciamo. Cioè, voi abbiamo girato tutta la scuola e questo stava all'entrata. E ci aspettava a braccia aperte. Prego, i corsi stanno per iniziare, signori. Allora, tu, uno qui. L'altro lo devi mettere la parte opposta. Lo devi mettere qua, da questa direzione. Che si guardano. Che guarda da... Allora, metterlo qua, allora. Devo metterlo qua. E freeze qua, ragazzi. No, qua. Vedi? Dove sto io? Da qua in poi. E guarda verso lì. Orb, ragazzi, orb. Oh, visto? Sì. Ok. Iniziamo a mettere l'orb. È proprio sopra di te, Delta, l'orb. Ok. Ti lascio l'MF vicino al libro, eh. Sì. Ragazzi, mi dovete spegnere la luce. Spengo io. Minchia che ansia, usciamo. Ci devo andare a spegnere pure quell'altro. Fantasma infame, per te solo lame.
Hai capito? Perché ho preso Comunque l'orb si vedeva dall'altra telecamera, eh? No, no, sì, lo so, Quella però. che ho messo io. No, lo so, però l'ho. Non ho parlato, però come ho spento le luci per parlare, praticamente ho iniziato a fare il putiferio. Quindi Quindi un olio. potrebbe essere un fantasma che ama il buio. Ongrio, ragazzi. È quello che quando si spengono le luci si incazza. O una fiamma. E poi le sue tre prove le abbiamo. Se ti risponde, abbiamo freezing, sfera di luce e spirit box. No, non mi ha parlato per là. Ah, avevo capito dove stai parlando. No, ha detto che ha No, fatto un aspetta, bit. perché sento doppio? Boh. Io sto disattivato. Ok. Sto disattivato sul Discord. Eppure io, però mi fa strano. Ah, ok, lì sta a posto. Sì. Allora, volevo solo dire una cosa. Ah, no, forse tieni il doppio perché mentre stavo per parlare io hai parlato anche tu e quindi sento eco, secondo me. Comunque volevo dire una cosa, perché stai facendo danni? Vabbè, devo andare un secondo in bagno. Qualcuno magari che rientra da solo come ho fatto io, vedete se vi fa qualche che muove qualche porta in particolare, qualcosa, e mi Guarda riferite l'orb. che magari spostiamo, magari Lo spostiamo il vedete? libro vicino alle porte che tocca. Sì, la vedo, la vedo. Oh, però Ok, l'abbiamo boh. messo bene il DOS. Sta proprio lì. Ne metterei anche un altro Vado io un di attimo in DOS. bagno, guardate No, lo così. voglio sistemare. Sì, Sì. vai. Allora. Ne metterei un No, altro. no, ma per forza dobbiamo occupare più spazio possibile. Perché è difficile a sto Ma giro. io pensavo così, vedi, perché anche No, era se. meglio lasciare l'altro. Eh Guardalo no, qua. no, perché proprio la telecasito appoggio c'è il DOS. Cioè, proprio dove sta lui. Quindi se metto il Se lo DOS. metterei là dall'altro lato. È bravo. Vedi dove si trova. Vedi, io l'ho Sì, messo sì. proprio davanti praticamente. Allora, intanto B ha detto che ha problemi di connessione oggi, quindi niente fa. Ah, ok. Quindi vabbè. Io però metterei il sale. Primo perché così facciamo la missione. Secondo perché vediamo dove cavolo passa. Sì. Mi serve soltanto qualche altra cosa. Ah. Macchina fotografica. Il Tu che cosa hai preso solo? sale e il luminol per vedere. E la torcia, vabbè. Ok, fai. Anzi, aspetta, rimani qua. Voglio fare solo una cosa. Ecco, fammi uscire, fammi prendere un'altra cosa, macchina fotografica che non ho. Allora, qual era il fantasma che attaccava al buio, diventava più attivo al buio? Ma non mi ricordo. Che cosa? No, niente, qual è il fantasma più Oh. attivo? Ignoto vuole fare il coso del sale. Non avete rilevato niente, raga? No, però voglio il sensore di movimento. No, però voglio il sensore di movimento. Ma devi metterlo sulle colonne, devi metterlo. Appunto. Il sale che non ci aiuta il sale. Eccolo, qua si è meglio. Ecco, vedi dove si trova l'orb? L'orb è più ce semicentrale, mannaggia. Mettere le ultime due. Lo so. 17 e una 18. Lo so. Eccola qua. Però se io la sposto qua, l'orb sta lì. Allora. Difficile beccare. Sì, allora faccio così. Qualcuno che porta altri sensori di movimento, per favore. Che li porto io. Grazie. Andiamo. È un po' difficile da trovare questo. Negli È ambienti grandi, grande. negli ambienti grandi, sì. Allora, io ne metto uno qui. Mi serve un altro qui. E un altro dalla parte del muro, Ho dall'altra parte. vicino la colonna. Dove lo vogliamo mettere il sensore?
Uno mettilo qua dove c'è scritto FMC, qua proprio dove sto io. Fate la foto, ha calpestato il sale. Però lascia impronte, io non vedo impronte. L'altro dove lo mettiamo? Dall'altra parte, qui. Sì, proprio qui dove sto io, che sto forte. Dove è andato con le impronte? E non fa, è quello che mi stanno facendo fastidio. Non le fa. Qui, ignoto, qui. Ignoto? Niente, non fa, non le fa. È un bel problema questo coso. Però ragazzi, aspetta, a calpesta. Ma no, prima la puoi qua. Qui, qua, ragazzi, qui. Togli quella torcia. Beh, mettiamo un dox dove lui proprio passa. Dove lui proprio passa. Sul sale. Mettiamolo proprio sul sale. Ci penso io. No, togli quello, toglilo. Qui, ignoto, per favore, qui. Dai, qui. No, così occupi troppo poco spazio. Qui, vedi? Dobbiamo gestire gli spazi, sennò qua è un casino. Ma perché ha calpestato? Pure qua ha calpestato. Lo so, ma l'ho messo io lì apposta, vedi? Non puoi mettere tutti. Andiamo a vedere un attimo così. Tanto le telecamere coprono tutta la stanza. Sì. Madonna, davanti a me, puttana. Porca troia. Ti appasso? No, però ha fatto il rumore e passi che quindi cammina anche al centro. Ah, cazzo, le luci. Vedi, avevo ragione io, vedi che stronzo. Passa tutto in forno. Aspetta. Ti sto andando a spegnere un attimo le luci. Ok. Vediamo. Controlla i libri, già che ci sei, controlla i libri. Vedi, guarda il dot, guarda l'orb dove sei sposato. Dentro. Ecco, ora l'orb si trova davanti all'ingresso, guarda che stronzo. Quindi hanno aggiornato l'orb. L'orb si sposta. Ma i libri dove li avete messi? Io non li ho pensati, non lo so. Io i libri non li vedo. Cioè, come che li ha lanciati via? Può essere. A uno è qua per terra. Vabbè. E l'altro però dov'è? L'altro dove? L'altro non è che ce l'avete nell'inventario voi, ma c'è in mano, ma non... No. No, è buttato lì in mezzo. Vedete che c'è un libro in mezzo lì. Ce ne sta più di uno. Sono un sacco di libri. Quanto di sanità? Ah, stai bene. No, vai tranquillo. Allora. Vedi, l'orb, mo la spostano ogni volta che lui si sposta. Quindi praticamente vedi come si sta al centro. Vedi com'è che è figo sta cosa. Mo sta camminando. Ci manca come prova, solo una prova. Sì, Revenant non potrebbe essere un Revenant. Io ho visto me lo sono sognato il coso, il Dots. Sì, forse me lo sono sognato. Parla a persone da sole, poteva andare con la Spirit Box. Non ci ha pensato. Ignoto, rientra che dobbiamo usare la Spirit Box. Stavo cercando un altro libro, ma non lo trovo. Pure io non l'ho trovato. Uno l'ho messo vicino al Dots. Così sappiamo dove l'altro, però tu vedi come si è spostato il Dots, vedi dictato. Comunque passa molto dove sta il sensore, quello là uno. Vedi come si è spostato il Dots adesso. Praticamente ha seguito a ignoto e mostra davanti all'ingresso. Sì. No, stavo dicendo potevi portarti la Spirit Box. Se la porti tu la Spirit Box. Sì, non la porto io. Io mi porto anche quest'altra, un extra, non si sa mai. Tanto parla a persone da sole, quindi ci deve andare uno solo. Lo so, però io mi vedo sta che libro. E dai, la stanchezza. Però ragazzi, potrebbe essere un altro. Può essere. Dice le temperature basse permettono agli antu di muoversi più velocemente. Dico, dove sei? 10. Sei giovane. Che deve fare l'antu?
Te lo dico subito, deve fare impronte digitali. Eh sì, le impronte. Sfera di luce e freezing. Parla un po'. Io lo sto facendo. Devo parlare. Deve fare le impronte digitali, ma non credo che le troveremo facilmente. Sei giovane? Niente. Oddio, cosa mi è passato davanti? Io escludo la spirit box, ragazzi. Secondo me è un altro. Sì, potrebbe essere, perché potrebbe essere un altro, perché quale, come cazzo l'orb si muove così veloce? Sì, è anche per il discorso delle impronte digitali, che è l'unica cosa che non possiamo confermare. Più di tanto il problema è che quello dice con le temperature basse va più con le temperature basse va più veloce. Sì. E lì c'è meno 10. Raga, io la spirit la toglierei, perché a me non mi ha detto niente e mi sono girato tutta la... L'antu rimane. L'antu rimane. Allora, i libri non hanno scritto niente, ai libri non abbiamo visto niente. Il libro non ha scritto, quindi togliamo anche il Revenant pure per me, rimaniamo antu. Antu che cosa deve fare che non me lo ricordo più? Le impronte digitali. Difficilissimo, tranne se non tocco una finestra. Ora Blu-ray invece deve fare dots, ma non mi sembra di vederlo. No, Blu-ray deve fare dots, ma no, doveva passare. Ok, Antu, raga, Antu, mettiamo Antu. Madonna, c'è stato un fiato momentaneo davanti a me. Oddio, sembra, madonna, bruttissimo. Lo chiudo? Sì. Questa è stata tosta. Le caratteristiche ci sono. Era difficile. Questa è tosta, sì. Questa è stata tosta, raga. Revenant il cazzo. Revenant il cazzo. Ci ha fregato che non trovavamo il dots. Allora avevi ragione, perché era sgamato un attimo. Sì. Ma pure a me prima è stato un attimo che ti ho detto, ma è successo qualcosa, mi è passato qualcosa, mi era passato. Ok, ma B invece che ha fatto? Ci ha abbandonato? Sì, gli crasha tutti, gli crashato. Ci abbiamo tentato, raga. No, il Revenant, il Dots, non sappiamo dove metterlo, perché è troppo grande. Aiutato, c'è il Dots, come cavolo lo prendeva? Ci sono solo due Dots, come cavolo lo fai? È per questo... Che secondo me non lo dovevamo spostare proprio sotto al sensore di movimento, il Dots. Cioè, il sensore quello là che si illuminava in continuazione. C'era, l'ho fatto mettere apposta io. L'hai spostato. L'ho fatto mettere apposta io lì, ma secondo me era in altra direzione. Era vicino all'ingresso, secondo me. E noi non l'abbiamo messo vicino all'ingresso. Non lo so. Potrebbe. Non lo so. Il dozzo in una stanza grande così, purtroppo, è difficile. Per questo hai capito che adesso fanno sta cosa qui, vedi? A questo coso che va ad angolo adesso. L'hanno fatto apposta. Vedi, perché con i nuovi dozzo che faranno successivi... Questo per più ampia. Questo diventa d'angolo, fa, sì. Magari ecco, uno nelle stanze piccole mette quello lì, però se c'hai gli stanzoni grossi usi quello, sì. Tipo lì c'è un'altra di sfiga, cavolo, che era nella sì. No, se no il Dots con quei cosini minuscoli non lo becchi mai nelle stanze grossi. No, mai nella vita. No, infatti. Io te voglio bene. Che ne dici? Stacchiamo, ragazzi, è tardi. Sì, stacchiamo, ok, io sì, poi sì. Domani devo svegliarmi più o meno presto. Ma già domani tu c'è il raduno delle legionari. Mattina e pomeriggio. Va bene, ragazzi. Festa della Repubblica. Va bene. Sì. Allora, va bene, ragazzi. Questo è il 38. Al prossimo video passo e chiudo. Bene, ciao. Ciao a tutti. Appunto.